Ah ecco. Sì, sì. sì. Bene. Allora, benvenuti. Buon pomeriggio a tutti, direi che possiamo cominciare, eh, perdonateci questi pochi minuti di ritardo, e eh, cercheremo di eh, mantenere, mantenere i tempi, ma ehm, legati anche ad un'emergenza eh, em, diciamo, del nostro magnifico Rettore che eh, sarà presente al nostro incontro, ma non eh, all'inizio con i saluti istituzionali e quindi ci raggiungerà eh, durante, durante questo incontro, durante questo convegno che eh, inizia ora e con piacere eh, accogliamo eh, il, nostro, il nostro pubblico e quindi il, nostro, il mio personale saluto a tutte le istituzioni che sono presenti, agli studenti, ai professori, agli amici e, e ai nostri relatori. E, parlo in, in rappresentanza, poi lascerò la parola alla collega professoressa Reghini, io sono del Baldomara, in rappresentanza di quello che è il gruppo eh, promotore, comitato organizzatore, comitato scientifico, Scientifico di questo incontro che oggi è dedicato alle, al tema del capitalismo meridiano e al tema dell'economia di Francesco. E in questo incontro che fa parte di un ciclo di incontri dal titolo Le sfide dell'oggi e il futuro dell'economia, che hanno proprio l'intenzione di proporre dei dialoghi di creare un dialogo, proporre e condividere esperienze e testimonianze. Ecco, questo ciclo di incontri ha avuto un suo inizio, un suo inizio nel settembre. Scorso, quindi ci sono stati già tre incontri precedenti che eh, ci hanno accompagnato nella riflessione sul tema dell'economia civile che oggi si focalizzerà sul tema dell'economia di Francesco. E questi tre incontri sono stati, eh, hanno visto eh, come tematiche principali eh, l'incontro tra l'economia e l'uomo con le parole del professor Stefano Damagni e Andrea Moschetti di FAC, il tema delle soluzioni sostenibili in un'era come quella attuale che è un'era complessa, con le parole di Ferruccio De Bortoli con la testimonianza dell'imprenditrice Katia Da e il terzo tenutosi presso Rivera Banca nel novembre scorso, i precedenti sono stati ospitati dall'azienda Gruppo BS qui in Pesaro e da Confindustria a Palazzo Ciacchi, il terzo si è tenuto presso la di gradare di Rivera Banca, il tema era la finanza al servizio dell'economia reale. Parlando di economia di Francesco, il tema della finanza, vedremo dell'economia francescana ritornerà nelle parole dei nostri relatori. Volevo portare insieme ecco, questo mio saluto e il ringraziamento a chi ci ha consentito e quindi ai colleghi ed amici con cui abbiamo lavorato per organizzare questo incontro che è il quarto e poi magari in chiusura vi daremo un annuncio in merito al prossimo incontro che seguirà e in particolare mi riferisco al comitato organizzatore e non abbiamo oggi con noi il direttore generale Gianluca Conti ma abbiamo il presidente di Rivera Banca, eh, Dari Fausto, che ringrazio per la sua presenza Maurizio Gennari eh, che ci, eh, eh, ci sta ascoltando online quindi il mio saluto e il nostro saluto va anche eh, a tutti coloro che ci stanno seguendo in collegamento eh, commercialista e eh, presidente della Camera Arbitrale di Pesaro Urbino, all'Avvocato Salvatore Giordano, che è direttore del Conservatorio Gioacchino Rossini in Pesaro, past eh, direttore di Confindustria, ma attuale vice direttore della Camera Unificata, Camera di Commercio Unificata delle Marche. E sempre nel comitato organizzatore una preziosa eh, supporto viene da Alessandra Parpaiola eh, company owner di BS nonché membro del board di BS e anche del consiglio di amministrazione della nostra università, quindi dell'Ateneo d'Urbino, a Gianluigi Storti eh, della, eh, che ha la direzione dell'ufficio problemi sociali del lavoro presso la diocesi di Pesaro e ai membri del comitato scientifico oltre a me Mara Del Baldo docente di economia della sostenibilità Presso il Dipartimento di Economia, Società e Politica d'Urbino, la eh, professoressa Reghini Elisabetta, a cui cederò poi la parola, docente di economia e eh, docente di diritto dei mercati finanziari presso il Dipartimento di Giurisprudenza, nonché eh, direttrice del centro Junus ad Urbino ad Andrea Calef che saluto perché è un collega, un professore un lecturer in economics che attualmente sta lavorando presso la University East Inglia a Norwich quindi in Gran Bretagna ad Alessio Giorgetti che saluto per la presenza online, è PhD students presso l'Università Politecnica delle Marche ed è un senior data scientist quindi si occupa di sostenibilità attraverso anche la eh, matematica applicata e l'ecologia e la è computational ecology. E da ultimo, il mio personale ringraziamento va ai nostri relatori. E che ho l'onore di ricevere e di accogliere, in particolare al professore Luigino Bruni e a Frandre Fran Aricatti, che probabilmente già molti di voi conoscono e ho il piacere molto brevemente di introdurre nei loro profili eh, di pensiero, nelle loro, nella loro attività, nelle loro posizioni, a partire da Luigino Bruni, economista, storico del pensiero economico. Con un particolare interesse e una particolare dedizione portata ai temi dell'economia civile, dell'economia di comunione, ma anche della filosofia. Il professor Luigino Bruni è professore ordinario presso l'Università Lumsa di Roma di economia politica, ma è anche coordinatore del dottorato in scienze dell'economia civile consultore del Dicastero dei Laici, editorialista di Avvenire e direttore scientifico dell'evento Economio Francesco, di cui parleremo oggi, ed è presidente della Scuola di Economia Civile presso l'Istituto Universitario Sofia di Loppiano, in Cise Valdarno, vicino a Firenze. E di Economio Francesco nello specifico eh, parleremo con Fran Andrea Ricatti che è con noi, è un frate in minore della provincia religiosa delle Marche, attualmente presso il convento Valle Rimita di Fabriano d'Ancona e qui il tema eh, il servizio prestato va proprio alla pastorale giovanile. Quindi siamo molto contenti di avere nel nostro pubblico molti studenti della nostra, del nostro Ateneo e anche collegati online. Perché a sua volta Andrea Recatti si è laureato in Banca Finanza Aziendale e Mercati Finanziari, qui l'università non è Urbino, ma l'Università di Pisa, la tesi Il microcredito. E il pensiero economico francescano, l'economia francescana sono i suoi temi di ricerca e anche i temi in cui la ricerca diventa concreta. Concreta attraverso il lavoro prestato all'economia eh, di Francesco fin dalla sua origine, fin dal 2020, con i villaggi Work and Care per cui insieme ai giovani ha realizzato la mini enciclica La grazia di lavorare sul tema del lavoro nell'esperienza francescana ed è anche curatore di una rubrica una rubrica sui temi dell'economia francescana per la rivista La Marca francescana. E porto i saluti e i ringraziamenti eh, nel, come comitato organizzatore anche a um, Paola Campanini. Gabriele Falciasecca e Gian Pietro Scavolini che sono qui con noi, che hanno, danno un prezioso contributo alla diocesi di Pesaro nella, attraverso la loro attività per la pastorale del lavoro, così come per la pastorale della comunicazione sociale e, e anche a, eh, il nostro collega. Gianluigi Storti Chiedo perdono se non l'avevo menzionato prima, forse l'ho fatto e quindi non volevo dimenticare nessuno, perfetto, perché il nostro gruppo è un gruppo che continua a portare avanti questa volontà di dialogare e quindi è attualmente non solo con questo incontro ma anche con altre iniziative attivo promotore di questi temi. Da ultimo, eh, poi lasceremo la parola e svolgerà, sarà al centro, diciamo, no? eh, in quanto coordinatore di tutto l'incontro. Il professore e collega e amico il, il professor Antonello Zanfei dell'Università degli Studi di Urbino e collega del, presso il Dipartimento di Economia e Società Politica, è un professore ordinario di economia applicata che molti di voi studenti conoscono, docente di economia della globalizzazione e di economia industriale nonché coordinatore del dottorato internazionale Global Studies. Lascio la parola perché vogliamo essere, lasciare poi lo spazio ai nostri relatori. Cedo subito la parola alla mia collega Irigiene Elisabetta, che vi introdurrà in maniera efficiente ed efficace il tema degli incontri di oggi. Grazie. Grazie Mara. Allora, grazie Mare, io sarò brevissima perché non voglio togliere tempo e spazio a questa preziosa occasione che abbiamo oggi. Eh, ci tengo però a fare due cose. La prima è salutare tutti, e quindi salutare non soltanto i presenti, ma salutare anche le tante persone che ci stanno seguendo online. Eh, seguivo prima, sullo schermo sono più di 60 e si stanno diciamo, aggiungendo sempre nuove persone. Per cui, grazie, grazie veramente a tutti coloro che sono qui per seguire questo incontro. E volevo semplicemente sottolineare una cosa um, per entrare un po' nello spirito di quello che stiamo facendo, qual è il senso di questi incontri? Eh, il senso di questi incontri, secondo me, è mettere al primo posto le cose che contano veramente. Eh, quando noi pensiamo all'economia, pensiamo che si tratti del regno della materia, della materialità, cioè no? fondamentalmente l'economia ha a che fare con, con i beni e quindi con ciò che ci può essere di più materiale sulla nostra eh, terra. In realtà, non è così. E io credo, noi crediamo profondamente, che ciò che anima eh, la nostra vita, ma e quindi anche la sfera economica, sia eh, lo spirito e inteso la spiritualità intesa nel senso più ampio del termine anche in senso diciamo, non confessionale ma è ciò che siamo dentro che trasforma ciò che siamo fuori e questo vale anche nell'ambito economico per questo è per noi importante portare avanti eh, queste tematiche io voglio richiamarmi molto brevemente all'insegnamento di Muhammad Yunus. Io mi onoro di essere direttrice del centro Yunus di Urbino, che è un centro di ricerca appunto su questi temi, sul social business e sull'economia sociale e civile, che si ispira alle teorie di Muhammad Yunus, ma non solo. Perché Yunus dice appunto questo, che è quello che abbiamo nel nostro cuore, nel nostro animo, che trasforma il mondo. E ci mh, ricorda un pensiero particolarmente importante, che non è una sua esclusiva, ma che fare soldi rende felici ma fare felici gli altri rende molto più felici quindi vorrei fare a tutti veramente l'augurio di una super felicità come dice Yunus e vorrei farvelo in una maniera particolare con una brevissima clip tratta da un'opera eh, contemporanea un'opera musicale contemporanea che abbiamo creato appunto come centro Yunus e che si chiama Dimenticati e si conclude proprio con un inno alla super felicità, quindi vorrei invitare appunto a trasmettere questa brevissima clip e poi passerà però appunto ai saluti finali. Questa è la, diciamo, la, una, una breve clip dalla prima che è stata fatta a Senigallia, poi abbiamo avuto diversi eh, momenti, fra cui appunto anche Urbino, proprio nel Duomo di Urbino. E, mh, a questo punto vorrei eh, fare vari ringraziamenti, ringraziare in particolar modo l'Arcivescovo di Pesaro Urbino, Monsignor Saldro Salvucci, che ci onora con la sua presenza e invitarlo qui diciamo, sul palco per un brevissimo saluto. Grazie. Grazie. Voi vi chiederete ma che c'entra un vescovo, che c'entrano i preti con l'economia? Adesso non fate battute troppo scontate, facili, eh? La risposta direi è molto semplice. E rispondo con l'affermazione con famosa di Giovanni Paolo II, Papa Giovanni Paolo II, il Papa della mia giovinezza, il quale diceva che l'uomo è la via della Chiesa. L'economia ha a che fare con l'uomo, sappiamo benissimo quale potenziale l'economia ha nel bene e nel male. E dunque l'attenzione della Chiesa, in quanto è diretta all'uomo, naturalmente le interessa anche, interessa alla Chiesa, anche la realtà che, di cui l'uomo vive, anche la realtà economica. E se mi permettete. Eh, in, nella liturgia di questi giorni, liturgia cristiana, eh, proprio ieri eh, nella parola di Dio ascoltata in chiesa si poteva ascoltare il celebre passo della comunità primitiva di Gerusalemme, così come è narrata dagli Atti degli Apostoli, quello che viene definito come un quadro un po' ideale. No? Però io ve lo voglio richiamare. Atti degli Apostoli potete controllare capitolo 4. 4, versetti 32-35. La moltitudine di coloro che erano venuti diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola, e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva. Ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli Apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù, e tutti godevano di grande favore. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto, lo deponevano ai piedi degli apostoli, poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Fantastico. Domanda. Che cosa ha provocato tutto questo? Una visione nuova di sé e degli altri. Una visione nuova che si è sprigionata da un evento. L'evento Cristo, la sua morte e la sua risurrezione. La Pasqua di Gesù ha cambiato il cuore delle persone e ha creato delle comunità e in queste comunità ha generato dei, dei comportamenti nuovi anche rispetto al rapporto con i beni, con le ricchezze, con le proprietà. Allora io credo che, e saluto con molto favore iniziativa come questa, che segue le altre tre vissute nel, in autunno, perché, perché credo che oggi l'economia, la Teoria, le scienze, eh, la scienza economica e l'economia anche pratica e la finanza soffra ancora di un riduzionismo dell'uomo, ri l'uomo visto dal, sotto il profilo dell'uomo, potremmo dire, secondo la teoria classica, l'omo economicus, che sarebbe l'uomo che esercita una razionalità, la razionalità economica sarebbe quella di massimizzare il proprio interesse Beh, insomma non voglio richiamare perché non è il mio mestiere ma la teoria classica eh, appunto no? di Adam Smith insomma, no? che ritroviamo l'affermazione nel eh, libro La ricchezza delle nazioni ma ecco allora io credo che bisogna eh, come dire puntare l'attenzione alla visione dell'uomo e in base a come viene definito e circoscritto l'uomo viene definito, viene in qualche maniera circoscritto i comportamenti risponderanno a questa precomprensione della persona, dell'uomo e se noi cambiamo prospettiva cioè abbiamo una prospettiva più ampia sull'uomo che tiene conto anche della, 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 della per esempio una categoria che sembrano rientrare nell'economia come per esempio la gratuità, allora eh, il, il piacere, la felicità nel procurare il bene agli altri. Eh? Eh, quindi è una visione nuova. Ecco allora io credo che eh, per una nuova economia c'è bisogno di un uomo nuovo, una nuova visione della persona. Ecco, indubbiamente il cristianesimo ha esercitato nella storia, nel passato, ma ha la capacità di esercitare ancora per il futuro questa novità nella vita delle persone tale da, eh, come dire, generare comportamenti, decisioni, anche nei vari campi del vivere dell'uomo, eh, conseguenti a questa visione più ampia della persona. E credo che questo sia un po' anche il contributo che possono dare le religioni, anche il dialogo tra le religioni è molto interessante sotto questo profilo. Io eh, lascio qui, allora la parola, eh, spero di non aver rubato eh, la scena e neanche il tema a qualcuno dei relatori, però sono molto interessato ad ascoltare come questa visione dell'uomo eh, possa adeguata possa aiutarci ad aprire prospettive nuove anche riguardo all'agire economico. Grazie. Eh, grazie davvero, Sua Eccellenza, per queste meravigliose parole che veramente diciamo illustrano eh, lo spirito di questa iniziativa a questo punto oh, non mi resta che lasciare la parola al professor zanfei che è moderatore appunto di, questa, eh, di questo tavolo perché eh, introduca eh, la discussione grazie ancora a tutti okay. bene grazie allora mh, diciamo intanto una Brevissima premessa sul fatto che io non sono il professor Travaglini, nonostante fosse in programma. Il professor Travaglini si scusa di non poter essere qui in qualità di direttore del Dipartimento di Economia e Società Politica. Ha delegato molto indegnamente il sottoscritto che cercherà di gestire diciamo, questo incontro. Diciamo che si inquadra abbastanza bene, però, nel, nello sforzo che questa università sta facendo, anche con strumenti come il dottorato. Insomma, io sono coordinatore del dottorato in Global Studies, che è, ha tra le sue caratteristiche il fatto di avere una attenzione piuttosto elevata a temi come il, diciamo, la storia del pensiero del pensiero economico in particolare, ma non solo, e a fenomeni tipicamente globali come l'evoluzione tecnologica, la diffusione di tecnologie in particolare come quella digitale e delle conoscenze in generale e fenomeni come trasformazioni ambientali che stanno un po' interessando tutti quanti. Quindi da questo punto di vista il nostro interesse come dottorato è anche per fenomeni di trasformazione culturale e istituzionale come quelli di cui si parla in una prospettiva storica in questo incontro. Per cui io da questo punto di vista sono particolarmente contento di questa iniziativa e credo che potremmo organizzare un po' l'incontro in modo abbastanza informale con... Eh, due interventi, appunto, quello del professor Bruni, prima di tutto, che eh, ci potrà illustrare soprattutto la, eh, diciamo, le tesi del suo libro, Capitalismo meridiano, che eh, diciamo, costituisce un po' la base per la riflessione eh, storico-economica che svilupperemo. E il, eh, dire così Frate Ricatti che svilupperà il suo punto di vista anche eh, come diciamo, conoscitore profondo delle tematiche dell'economia di Francesco. Facciamo, dedichiamo un 30-35 minuti, mh, quello che sarà necessario per ognuna, ognuno di questi due interventi principali, eh, dopodiché lasceremo spazio a interventi dal pubblico, dagli altri in questa sala, io stesso. Mi sono già annotato alcune domande che mi sono venute leggendo parti del libro di Bruni e, e un po' visitando il mondo dell'economia di Francesco, sia pure da esterno. E mh, credo che dalle domande, da una serie di interventi che possono venire eh, da questo incontro, possa venire fuori un elemento di, di riflessione ulteriore e delle repliche che i nostri relatori potranno fare. Quindi direi prima di tutto il professor Luigino Bruni. Bene, grazie per queste belle parole che non sono solo introduttive, sono già parte del, di questo incontro. Grazie per l'invito, grazie a Mara, io sono venuto qui per lei perché abbiamo provato più volte a organizzare qualcosa, l'abbiamo fatto qualche anno fa, diciamo, una volta poi non più, quindi sono venuto davvero come, come amicizia e come anche segnale di una collaborazione che va avanti con lei sull'economia civile di comunione ormai da più di dieci anni. E poi sono anche legato a Urbino perché sono marchigiano di origine, anche se sono della marca bassa di Ascoli Piceno, però mi sento, ho fatto l'Università d'Ancona eh, di economia e Urbino, ho, prima di venire, ho fatto un post su Facebook che uso abbastanza, dove dicevo quale, quale città al mondo è più bella di Urbino? Nel senso che la bellezza non ha un ranking meritocratico, perché come fa, si fa a confrontare Urbino con, con Firenze? Con, eh, è un assoluto, no? Quindi persino pesaro in confronto diciamo, sembra meno, di diciamo al vescovo, meno... <ride> no, è bellissima anche pesaro. Cioè, quindi ho una, chiaramente una, una riconoscenza per tutto ciò che accade qui, eh, per l'università Carlo Bo, che, quando, che da giovane seguivo anche come, come intellettuale, come, come critico letterario e scrittore. Detto questo, in genere non è... Particolarmente simpatico che un autore parli del proprio libro. In genere cose che parlano gli altri, poi, però abbiamo scelto di far così e sto al gioco. Faccio la mia parte, diciamo, del gioco. Allora, che cos'è il capitalismo meridiano? Meridiano è un modo per dire del sud, capitalismo sotto le Alpi, capitalismo cattolico, capitalismo mediterraneo, cioè che c'è un modo di fare impresa, di fare economia. Nel mondo, nei paesi di cultura cattolica, che non è il modo di fare economia dell'America del Nord, della Germania, dell'Olanda e dei paesi di cultura più calvinista e protestante. O, o meglio, c'è un, un qualcosa che ci accomuna 90, al 90%, ma c'è un 10%, forse un 2%, che ci differenzia, che, che è la differenza nel, nel genoma tra noi e gli scimpanzé. Noi abbiamo il 98% in comune con i primati superiori della sequenza del genoma. Anche dei cromosomi, eh, dei geni, ma quel 2% fa un'enorme differenza culturale. Quindi, se non capiamo il 2%, scambiamo i scimpanziai con gli umani e scambiamo un'impresa che opera a Urbino con una che opera in, in America, che sono simili al 98%, ma non al 100%. C'è qualcosa di culturale, di storico, di anche spirito, nel senso come vi dirò ora: che differenzia. Il, la biodiversità è fondamentale nel mondo, è fondamentale per le foreste ed è fondamentale anche per l'economia. Come in politica, senza partiti non c'è democrazia, ma c'è dittatura. Un'economia che perde le forme di impresa e le diversità culturali e regionali per imporre un unico modello di business è un'economia che non è generativa, che non fa figli. Quindi, questa tendenza negli ultimi vent'anni, trent'anni, a immaginare un unico sentiero di sviluppo dell'economia, dove, dove faremo tutti economia nello stesso modo, tutti parleremo inglese, tutti utilizzeremo le tecniche di marketing, e di business e di management in tutto il mondo, dall'America del Nord a Nairobi, è un'economia poco interessante perché perde biodiversità e quindi perde generatività. Quindi io lavoro sul 2%, sapendo che tante cose sono in comune tra un'impresa che lavora a Francoforte e una che lavora a Camerino, ma ci sono delle diversità culturali che secondo me sono importanti. Ora, questo libro si chiama anche Alle radici dello spirito mercantile tra religione e profitto, quindi un libro storico anche. Io faccio anche come mestiere, faccio anche lo storico, cioè sono, sono stato, il, mio, il mio inizio di carriera era sulla, sulla storia del pensiero economico soprattutto, dove ho fatto il dottorato e, e i miei lavori e continuo a farlo anche in modi diversi. Che noi sappiamo che esiste tutto un dibattito su questo, come nasce il capitalismo. Soprattutto c'è un grande tema che attraversa da... Almeno, almeno 200 anni il pensiero sociale ed economico che è questo, ma come mai un'Europa cristiana che considerava la ricerca del denaro un vizio capitale, l'avarizia, ha inventato il capitalismo? Cioè Non doveva nascere in Europa il capitalismo, perché se noi andiamo a guardare, io un po' lo faccio nel libro, come era visto il commerciante, il mercante, il denaro in generale, la ricerca del denaro, per non parlare del profitto, in tutto il Medioevo cristiano, non c'erano le condizioni culturali perché nascesse il capitalismo, poteva nascere altrove, poteva nascere in modo diverso in Giappone, in Corea, in Asia dove c'era uno sguardo sull'attività economica meno problematico, perché è nato in Europa. Questo è un tema enorme che, che, ripeto, attraversa 200 anni di dibattiti e ha avuto un momento di sintesi con il lavoro di Max Weber, che forse gli studenti conoscono perché magari chi fa un po' di storia delle idee che volta l'ho incrociato, anche perché Max Weber ha fatto tante cose oltre a questi saggi sull'origine del capitalismo, in particolare quel libretto del 1905, libretto per modo di dire, l'etica protestante e lo spirito del capitalismo. Cioè Max Weber è uno dei primi, non è l'unico, perché intanto c'è Marx che aveva una sua teoria del capitalismo almeno 50 anni prima. Ma anche altri autori, Sombart. Però lui ha una teoria che diventerà molto importante perché lui era un genio, e allora, quando un genio prende in mano qualcosa, lo fa diventare oro. Quindi Max Weber poi l'hanno superato, ma è insuperabile, come tutti i classici, come Freud, come Marx, perché, perché mo sono, degli, sono degli 8000 metri, siamo sull'Everest con questi. Qual è la, qual è la, la sua intuizio, intuizione? Che ciò che fece nascere il capitalismo fu uno spirito. Lo spirito nel senso illuminista, l'esprit de finesse, lo spirito delle leggi di Montesquieu, lo spirito come qualcosa che ha a che fare con la dimensione spirituale, tautologico, e in particolare Max Weber dimostra che ha a che fare con lo spirito calvinista, non solo protestante, nella versione del protestantesimo che prese nel calvinismo. E qual è la sua tesi? Nota, la ripeto, per quei pochi che non la sapessero. Il calvinismo nasce da due elementi fondamentali. Dalla chiusura del del, della vita religiosa monastica del mondo cattolico, cioè del, del protestantesimo come reazione al mondo cattolico. Voi sapete che Lutero e Calvino chiusero i monasteri e i conventi e andarono a casa religiosi perché, per Lutero, era una forma patologica di vita cristiana e la vita consacrata: tanto che lui, da monaco agostiniano, si sposa con una suora. E comunque chiude, eh, migliaia e migliaia di, di, di religiosi tornano a casa allo Stato laicale, oppure vanno a vivere nei, 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 nelle regioni siamo cattoliche. E quindi chiude la grande stagione in quei paesi dell'ora et labora, della vita monastica, cioè della via che l'Europa aveva conosciuto il primo binario della vita religiosa, perché quella bella frase del capitolo 4 degli atti che ha appena letto il Vescovo, non divenne la cultura del popolo cristiano, ma divenne la cultura dei monasteri. Cioè ad un certo punto, dopo Costantino, questo diciamo non c'è tempo a parlarne molto, però insomma, dopo Costantino, quando il cristianesimo divenne la grande religione, diciamo, cominciò a diventare, perché non è che divenne in dieci minuti, insomma, ci vogliono circa un migliaio di anni perché non è precisamente Costantino si converte e tutti diventano da, lungo, da, diciamo, da romani e cristiani, però insomma, si cominciò, ci fu il problema di, di come tradurre l'etica economica del Vangelo nella vita della gente. Quindi soprattutto le due grandi immagini dell'etica dell economica evangelica, una era gli atti degli apostoli appena letta dal Vescovo, e l'altra era il giovane ricco, vuoi essere perfetto? Vendi quello che hai, dalle ai poveri, diventa povero e seguimi. Queste due immagini stavano poco bene con una religione di massa, che ci facciamo dei ricchi allora? Diventano tutti poveri? C'è una scena famosa di Melania, suo marito nel 400 a Roma, che si converte una ricca romana al cristianesimo, da via tutti i suoi beni ai poveri, libera 5.000 schiavi, ci fu una ribellione degli schiavi che volevano tornare schiavi, per, almeno, almeno campavano, e ci fu una protesta cittadina che disse: Qui se i ricchi si convertono, chi si occupa del bene comune? Nessuno. Cioè, quindi, tutto il grande tema dell'etica pubblica, quindi ci vuole che il ricco possa rimanere ricco, perché deve amministrare la cosa pubblica, tra l'altro. Quindi, se tutti i ricchi diventano poveri, c'è un problema di ordine pubblico e di civitas. Quale fu la scelta? Del, la scelta più o meno intenzionale. Il popolo, più o meno, continua a seguire l'etica romana che se voi guardate quello che è successo dopo il IV secolo, dopo, dopo, dopo Agostino, l'etica economica del Medioevo non fu molto diversa dall'etica romana. Un po' di filantropia, il distacco dei beni, ma il ricco rimane ricco, tutto sommato, e si occupa dei poveri, non con i pani e con, e con il circo, ma con, con la filantropia, con, con delle forme di assistenza. Ma dove si prese sul serio il cristianesimo furono i monasteri. Cioè lì si prende sul serio la povertà evangelica, i voti, però il popolo fa una sorta di, battezza, di battesimo del, dell'etica romana classica. Allora, questa roba qua, che cosa produsse? Però ora poi nel libro se ne parla, però insomma il tempo è poco. Produsse qualcosa di importante, che è il monachesimo e poi la nuova stagione di, di vita religiosa che furono gli ordini mendicanti nel... nel 2003-2004, che cambiarono profondamente l'economia europea. Vi faccio vedere nel libro che l'economia di fatto nasce anche come pensiero e come prassi dagli ordini mendicanti, come visione nel, tra i 200 e i 400. Con la riforma protestante, con la chiusura del primo binario del monachesimo e della religiosa, che cosa, che cosa dice Lutero? La città diventa il monastero, il lavoro diventa vocazione di tutti. Questa parola beruf, che lui usa, l'utero e anche, anche Max Weber, che vuol dire a tempo stesso in tedesco, lavoro e vocazione. Cioè, tutti, cioè tutta la città diventa un monastero, il lavoro diventa la via per la perfezione. L'oret labora si estende a tutta la città, non più confinata nei monasteri. Allora dice Max Weber: questa è una cosa importante. Nasce l'etica del lavoro come faccenda cittadina, non solo riservata al, ai monaci, a qualche artigiano a qualche intellettuale che studiava, cioè questa grande proposta, infatti se noi pensiamo anche ai paesi nordici come vivono il lavoro, e poi pensiamo a noi, se andiamo magari in certe parti d'Italia, questa grande vocazione nel lavoro è un po' meno evidente. E poi ci fu un elemento più, ancora più teologico, se vogliamo, spirituale, che è la teoria della predestinazione nella versione di Lutero. Ora non facciamo troppo lunga, però c'è nel cristianesimo un'anima molto piccola, ma c'è. Che può portare a pensare che il numero degli eletti è stato già prestabilito, c'è cioè anche in Paolo, che, come dire, che la nostra sorte futura non dipende dalle nostre azioni, ma dipende dal fatto che se Dio ci ha scelto o no per essere tra i predestinati al suo cospetto. È un'anima molto minoritaria che non si è fermata nel mondo cattolico se non in piccolissime dosi, che invece è diventata molto importante con Calvino. Allora, nel Calvinismo. Le persone vivevano, dice Calvino e dice anche Max Weber, nel terrore di andare all'inferno. E soprattutto se tu sei stato predestinato per andare all'inferno, non c'è opera che ti possa salvare, perché non ci si salva con le opere nel mondo protestante, ma con la grazia, solo grazia, una no? delle tre teologie di Lutero. Allora la gente vive, viveva con un'angoscia, attenzione, un elemento psicologico, la paura di non essere tra quelli che si salvano. Allora dice Max Weber, geniale quale divenne un segnale, cosa divenne un segnale che io potevo essere tra i predestinati, il successo negli affari. Se io faccio i soldi, siccome nella Bibbia c'è un'anima che associa i beni alla benedizione, pensiamo a Genesi Abramo, eh, il libro di Giobbe, l'Edizio, no, tu sei giusto, quindi diventi ricco, che oggi va molto di moda questa teologia si chiama il Vangelo del, della prosperità nel mondo protestante. Allora si comincia a pensare, se io, faccio, se io mi arricchisco e produco molta ricchezza, forse vado in paradiso, perché è un segnale che Dio mi ha scelto. Ecco perché nasce da uno spirito, da una psicologia, da un, da un bisogno di combattere l'angoscia, dice Max Weber. Questa è una teoria che ha dominato e domina in buona parte del mondo, anche se poi l'hanno chiaramente mille studi complessificate. Poi c'è un'altra, vado veloce perché tempo non c'è, c'è un'altra versione del capitalismo che è quella più della scuola cattolica, della cattolica di Milano in particolare, con Toniolo e, con, e più tardi a Mintore Fanfani, prima che diventasse politico, che invece loro scrissero delle cose importanti, prima Toniolo, fino all'Ottocento, poi Fanfani nel 1934, sullo spirito cattolico e il capitalismo. Cioè dove dicevano il capitalismo nasce prima, della, della riforma, nasce nella Toscana del 300, però quando poi arriva l'umanesimo nel 4-500 e il rinascimento, questo spirito decade e quindi loro leggono la modernità come decadenza del medioevo, questa visione diciamo, un po' medievista che c'era anche in, in Pare Gemelli, cioè l'idea che in fondo l'umanesimo del 4-500 tradisce la Medioevo cristiano, perché è troppo laico, è troppo poco attento alla dimensione. Comunque, due grandi teorie che hanno cercato di raccontare, cioè molto più grande quella di Max Weber, un po' meno quella italiana di Toniolo e di Fanfani, come nasce il capitalismo. Io ho cercato di raccontare un'altra storia, non è che sono, io sono una, una collinetta di mille metri rispetto a questi giganti, Max Weber 8000, quest'altro 5000 però ho cercato, diciamo, appoggiandomi, come si dice, sulle spalle dei giganti, di raccontare un'altra storia, perché nel frattempo il tempo è passato, abbiamo avuto altri, altri, altri fattori, poi io stesso ho, ho lavorato in questi anni a confine fra varie discipline e ho cercato in questo libro e in altri lavori, questo è un po' più l'ultimo, di raccontare un'altra storia. Quale? Allora, innanzitutto io faccio vedere che... Il rapporto fra religione ed economia è molto più antico del cristianesimo. Cioè lo, il famoso homo economicus nasce dalla religione, cioè il primo homo economicus è stato l'uomo religioso, in che senso? Che l'uomo, l'uomo parla anche di maschio proprio, ha immaginato agli albori delle, delle civiltà, quindi parliamo di almeno 5-6 mila anni fa, ha immaginato il rapporto con Dio come un rapporto commerciale, attraverso i sacrifici. Cosa significa? Cioè in un mondo incerto dove tu non sai nulla sul domani, non, capisci, non sai da cosa dipende se un figlio muore, vive, se tu vivi, muori, il sole sorgerà ancora, boh, sai questi, questi maia che pregavano tutte le notti perché il sole sorgesse ancora domani. Cioè ti mancano chiavi di lettura sulla vita, eh? sulla scienza, su tutto. Hai bisogno di trovare una strada per farti amico gli dèi. Sai che esistono gli dèi, sai che dipendi da loro ma non li controlli. Come fai a farti gli amici? Offrendoti le cose migliori che hai. Le primizie o i figli, sappiamo che i primogeniti venivano offerti in quasi tutte le civiltà antiche, perché ti do il meglio che ho e tu in cambio mi dai benedizione. Quindi il dot des, il sinalagma commerciale, lo scambio è il primo linguaggio con cui gli uomini parlano con la divinità. Io ti offro qualcosa, no? questa famosa frase del, dell'induismo antico, ecco i miei doni, dove sono i tuoi? Cioè quando portavano sull'altare i vari doni agli dei, no? ecco i miei doni, i tuoi Dio dove sono? Quindi lo scambio diventa una lettura potentissima del rapporto fra Dio e gli uomini, tanto che la parola pecunia, denaro, che a volte nei libri di storia un po' superficiali si dice perché si parla di pecunia, che viene da pecus, pecora? Perché i commercianti, i mercanti si portavano al mercato le pecore come, come numerario. Voi immaginate com'è come pratico, no? portarsi 50 pecore per. per, per cioè, è assurda. Il vero motivo del Pegus è che le prime forme di, di calcolo erano fatte con gli agnelli e con le pecore sull'altare. Quante pecore, quante ca. Tra l'altro, se voi guardate anche il linguaggio che c'è ancora nel Nuovo Testamento, letto dagli ebrei, e gli fu accreditata ad Abramo in giustizia il verbo greco, è un verbo della contabilità della partita doppia. Gli fu accreditata in una colonna in giustizia, nell'altra c'erano diciamo, le situazioni. Quindi, l'homo economicus nasce nel rapporto con gli dei. Questa è una cosa interessante, di cui non è che si parla molto, perché era il grande luogo dove si formavano anche le categorie economiche. Ora, quando arriva il cristianesimo, soprattutto nei paesi latini, noi eravamo già molto commercianti. Cosa voglio dire? Cioè i popoli latini, mediterranei, romani, etruschi, piceni, per qualche ragione che io non conosco, perché è troppo complicato, non lo conosce nessuno, avevano sviluppato una visione del rapporto con gli dei molto di tipo economico-commerciale. Noi siamo dei popoli normalmente che, non ci, che abbiamo bisogno di conquistarci il paradiso. Cioè l'idea che ti arrivi la salvezza per grazia è molto complicata. Te la devi un po' conquistare. Questa, questo brano che, di Ignazio Silone che ho riportato nell'ultimo articolo Soveniere dove parlo un po' di queste cose, quando dice la signora, ecco al prete Don Paolo, ecco la gallina in, in vino e pane. Perché altrimenti il bambino nasce cieco, e dice Don Paolo: ma le grazie sono gratis, e dice la signora, non c'è nessuna grazia gratis, se non pago non ottengo. Cioè questa idea che tu non paghi la messa non vale, che se... cioè questo rapporto commerciale, no, c'è cioè, ma mia madre che io abito con degli amici dove uno è prete in questo momento, che direbbe la messa per i miei nonni gratis, ma mamma vuol pagare, se no non vale. C'è l'idea che si possa dire una messa, ma non perché c'è questa mentalità commerciale che ci portiamo dietro, è molto forte, che c'era prima del cristianesimo. Qui è interessante dire: ma noi siamo cattolici perché la teologia ha prodotto una visione cattolica diversa da quella protestante? O il popolo era già portato per una certa visione del cattolicesimo che ha attecchito meglio nei paesi latini rispetto ai paesi nordici? No? Questi sono temi, sono temi enormi. Comunque, sta di fatto che questo è un grande tema. Eh, nostro italiano cioè la gratuità cioè, è possibile veramente la gratuità o me la devo in qualche modo meritare il merito i meriti me la devo conquistare con le opere sono amato e basta o sono amato perché sono buono questo è un tema enorme no cioè che attraverso tutta la da giobbe fino all'altro ieri allora nel io ve lo faccio vedere nel libro che nel medioevo cominciano cose importanti soprattutto attorno a 1100 1200 nascono soprattutto questi ordini mendicanti, io sono qui in un albergo che si chiama San Domenico 1209, fondazione dei Domenicani più o meno in quegli anni nascono i Francescani poi abbiamo qui i rappresentanti illustri e anche alcuni nel pubblico e nascono in un momento di grande cambiamento epocale, sappiamo questo nascendo le città, nascono i commerci nascono i mercanti e quello che in questo libro in realtà è metà non perché dovete comprarlo, eh, non, cioè non, è vero che la gratuità è proprio cioè, la eh, della biblioteca, vedete c'è il marchio, quindi è tutto gratuito. Però metà del libro parla del rapporto strano tra mendicanti e mercanti. Come mai si creò questa alleanza tra i, i mercanti toscani, umbri, marchigiani, tra i 200 e i 400 e i frati francescani soprattutto, ma anche un po' domenicani? Anche perché... Non doveva accadere questa cosa, perché se uno si va a leggere non solo le, i documenti francescani che, di cui abbiamo qui esperti illustri, cioè le regole, le varie versioni della regola, bollata o non bollata, il testamento di Francesco e, e i vari, le varie biografie, cioè, Francesca aveva una sorta di nevrosi nei confronti del denaro. Se uno lo guarda con un occhio distaccato, oggi, cioè, non si può toccare il denaro con le mani. Sapete che i frati, non i terzi i frati, non potevano toccare il denaro diceva, nemmeno con un bastone, tanto che nei viaggi dovevano portarsi un fanciullo, un giovane, che, che trasportasse il denaro per loro, non potevano nemmeno nel cappuccio de, del frate, zero. Dovete trattare il denaro come i sassi, valore zero, tanto che i primi secoli dei francescani si definivano come alieni dal denaro, non toccavano fisicamente il denaro, prestigio pauperistico. Se te ti trovavano con qualcosa di valore, cioè perdevi tutto il prestigio di Francescani. Per cento anni, vi faccio vedere un po' nel libro: ci fu un dibattito stupendo in Europa, dal 1222 al 1322, quando poi finì, dove i francescani cercarono con loro i loro migliori teologi, molti marchigiani, eh, Angelo da Celano, noi abbiamo dei stupendi teologi marchigiani, nel 200 e nel 300 che cercarono di dimostrare che si poteva non possedere nulla, non solo come, 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 come convento, ma anche come individui, che si potesse vivere senza nulla possedere. Utilizzarono strategie stupende, che essere, essere equiparati ad esempio ai cavalli, nemmeno il cibo volevano possedere, che mangiano senza essere padroni, ai minorenni, ai pazzi furiosi, agli interdetti. Cioè, noi vogliamo essere come loro che viviamo senza essere padroni di niente. Per cento anni sembrò possibile, poi con Giovanni XX, XXII, il famoso tutto il problema dell'antipapa Avignone, eccetera, venne fuori la, definitivamente: non è possibile vivere così. Dovete almeno possedere i beni che, che almeno come convento, dovete possedere i beni che, che utilizzate per mangiare e per vestirvi. Però cento anni sono tanti, cioè, come profezia. L'idea che ogni bene è bene comune, che sui beni c'è un'ipoteca di gratuità assoluta. E per dirlo ti dico, io, noi oggi non abbiamo più le categorie per capire Francesco, è eh? quel primo secolo, forse loro ce l'hanno, cioè capire che cosa era questa roba per, per Francesco e per i francescani. Cioè per dirti che i beni sono di Dio, che noi siamo ospiti di una terra non nostra, io non tocco neanche il denaro ogni bene è bene comune, tanto che c'era questa stupenda interpretazione di Gioacchino da Fiore, questo grande mistico calabrese, che più o meno muore quando comincia Francesco a fare la sua attività, Quindi stato un... che alcuni minori eh, più radicali come Pietro Livi leggevano Francesco alla luce delle profezie di Gioacchino aveva immaginato giochino da Fiore una terza età dello spirito, dicevano l'Antico Testamento è l'età del padre, il primo millennio è l'età del figlio, comincerà l'età dello spirito. E dicevano i francescani, il profeta della terza età è Francesco, un'età dove tutti i beni sono comuni, dove non si possiede niente. Oh, Stupendo, pensiamo oggi con un problema ecologico, se non ci reinventiamo un'economia dove tutti i beni sono comuni, noi ci mangiamo tutto. Cioè, quindi questa idea di Francesco profeta dell'ultimo tempo, no? stupenda. Comunque, come mai questi si alleano con i mercanti? È una cosa importante, cioè è un tema per me molto importante, che non doveva accadere questo, è più normale forse farlo con altri ordini, proprio con i francescani? Perché? Io cerco di ragionare nel libro su questo, con un po' di documenti, un po' di riflessioni, un po' di, di, di studi, anche di altri autori importanti come Toleschini ha fatto questo libro, Ricchezza francescana, all'origine del, del fenomeno francescano. Ma comunque una battuta perché il tempo sta finendo è questa. I francescani vanno a vivere in città e lì c'è quasi tutto. Mentre i monasteri eh, vivevano fuori dalle città, le, le, verdi, le, chia, le verdi valli, no? cioè, anche pensate qui, non so, Fonte Avellana. Cioè erano dei, dei luoghi in genere non urbani, anche perché quel tempo le città erano tutte in crisi, il primo millennio. Cioè poco da... Quando i francescani decidono di, di, di mettere i conventi nel centro della città, allora non so come qui come a Urbino, ma a Ascoli Piceno chi c'è stato? Spero tutti. Uno dei, dei lati di Piazza del Popolo è la chiesa di San Francesco. Cioè, quindi andando a. Carismaticamente a vivere nelle città conobbero i mercanti, questo è un elemento fondamentale, cioè, capirono che i mercanti non sono tutti usurai perché li confessavano, li conoscevano, li seguivano, erano amici. Tanti facevano parte del terzo ordine francescano della famiglia francescana. Quindi, conoscendoli, li guardarono in un altro modo perché uno dei grandi problemi della dottrina sociale della Chiesa, che a volte è anche severa nei confronti del mondo dell'economia, spesso ha ragione, ma qualche volta magari. Può dire cose un po' eccessive perché semplicemente non li conosce gli imprenditori. Cioè non c'è sempre una frequentazione tra Vescovi, Papi e il mondo dell'impresa quotidiana. A parte il nostro sì, perché magari viene da una famiglia di imprenditori, non lo so, oppure qui delle marche, no. Però non era così. Tutto in passato uno dei grandi problemi dell'etica economica. Che in passato chi scriveva di etica non aveva mai visto un mercante, non aveva mai visto un lavoro, perché erano tutti intellettuali che stavano in una vita molto distante dalle cose materiali, per carità, e teorizzavano sul, sul lavoro, sul giusto prezzo. E questa è una delle cose forse più simpatiche del libro: che dico, vedete, non dobbiamo dare troppo peso ai documenti sull'usura. Sul, voi sapete che, che tutto il Medioevo condanna formalmente l'usura. Il primo, la, la prima incirica che la, la rende le, il prestito di interesse, vuol dire usura, eh, non te pensare. che rende legittimi i prestiti di interesse del 1745. Cioè, l'altro ieri. Ma i mercanti, i venditori, sapevano una cosa molto bene, che il denaro se non lo paghi, non ce l'hai. Cioè, questo fatto che tu potessi avere denaro senza interesse, era un tipica teoria. Ma chi lavorava... E andava da un banchiere a prendere i soldi, secondo voi gli dava gratis? Cioè, tutti sapevano che il denaro è una merce. Come paghi la carrozza per noleggiarla, paghi il denaro per noleggiarlo. E quindi, se tu guardi questo mondo da lontano, ecco usurai, pendito, se lo guardi da vicino come i francescani, capisci che è gente che cerca di campare e cerca di. che non tutto ciò che è impresa rientra nel regno di Mammona. Ma che c'è una buona impresa, c'è un buon modo di fare impresa e nasce la civil mercatura. Cioè un modo di essere imprenditore che è amico della città. E la parte titolare del libro faccio vedere alcuni di questi episodi, ora lì vi dico la leggo ma non li spiego questa strana devozione che c'era nel Medioevo per i, i re che è più domenicana, perché era tipico dei, dei domenicani la devozione ai re ma nasce una grande devozione dei mercanti ricchi ai Remagi perché Perché i Remagi sono ricchi e sono anche nel presepe, quindi si può rimanere ricchi ed essere dentro il presepe, come i Remagi. Quindi nascono appunto le compagnie dei Magi. Se voi andate ad esempio nei, nelle, nelle chiese domenicane, spesso trovate dei dipinti dei Remagi, eccetera. E poi questo, questo conflitto nel Medioevo tra Giuda e la Maddalena. Giuda, che era l'economo della comunità, diventa nel Medioevo l'immagine dell'economo e, del, e del commerciante. Quindi il commerciante è come Giuda, perché lavora per denaro. Invece una figura buona è la Maddalena, che spende i soldi, perché non è neanche la Maddalena, probabilmente quella figura nei Vangeli, della donna che versa profumo sui piedi di Gesù e sul capo, che vale 300 denari, dice il testo. Invece Giuda vende, vende, vende Cristo per 30. Quindi Giuda, come pessimo mercante, si sviluppa questa idea, non solo come cattivo, ma anche come pessimo mercante. Quindi, i soldi spesi per il culto sono buoni: la Maddalena, i soldi spesi per campare, come i commercianti, sono cattivi. Tanto che c'è tutta un'enorme una diffidenza verso i commercianti che non possono avere, non possono, fino all'altro ieri, non potevano rivestire cariche pubbliche, non potevano essere sindaci, perché c'era l'idea che il commerciante... c'era un'idea di fondo, che dipende anche da una teoria sbagliata del, del valore, che si pensava se tu prendi questo telefono, lo compri qua e lo trasporti e lo vendi di qua a un prezzo maggiore, tu hai fatto un furto, perché non hai aggiunto valore. Perché si pensava nel Medioevo che l'unico modo per aggiungere valore era il lavoro contenuto. Siccome nella merce, siccome, siccome diciamo, questo oggetto era lo stesso, non c'era un cambiamento merceologico, quindi se tu lo sposti e quindi vai a comprare nelle, nelle Fiandre e vendi a Firenze e aumenti il prezzo, sei un ladro. Quindi l'idea è che ogni commerciante è un ladro, questa era l'idea medievale. Quindi venivano visti, venivano tenuti, tenuti a Bada. Cioè da allora, queste cose poi perché non, non insomma, vi lascio se volete voglia di leggere le differenze su queste cose fa Dante Boccaccio eh, quelle pagine dove riporto mh, delle stupende lettere dei mercanti e loro figli che insegnavano il mestiere, come si fa a essere un buon mercante. Uno, non scegliere i fattori saputi, dicevano, Cioè quelli che vogliono che si danno le arie, più uno più uno da, più un fattore si mostra come bravo e intelligente, meno è... sarà adatto a fare il fattore. C'è di gente che parla poco, che è umile, che lavora. Non andai dietro alle muine, dicevano i Toscani. Poi, secondo, vai a guardare, que... se devi assumere qualcuno, vallo a incontrare dove lavora, non nel... nei luoghi di festa o nelle chiese. Perché le persone le conosci soltanto quando lavorano, non le conosci fuori dal lavoro. Quindi vai a incontrare nei fondaci. nei... Nelle officine, non oggi diremo nei campi da golf e negli hotel, vai dove c'è il lavoro perché tu una persona non la conosci finché non la vedi lavorare. Questa è un'antichissima idea, ma attualissima. Tu puoi fare mille incontri con una persona, puoi farci convegni, riunioni, ma finché non la vedi in un officina una persona non la conosci. Tanto che uno dei grandi problemi degli imprenditori, che io vedo nel mio piccolo, è che tu a volte assumi le persone e solo quando le hai assunti li conosci, non nei colloqui. Quindi ti accorgi dopo che hai sbagliato persona, ma tu lo devi tenere perché l'essere umano si rivela mentre lavora. Questa è un'idea che il lavoro è anche maieutico, è levatrice, ti fa vedere chi sei e non lo capisci parlando così a cena, dove ognuno si. eccetera. Poi altra regola fondamentale che dicevano loro: sempre questi mercanti stupendi, datini di Prato, cioè delle bellissime lettere, che avevano nelle loro loro compagnie, il, conte, il conto, il, il mastrino, le, le ho viste io a Firenze, dei, dei pardi, dei, dei peruzzi, c'era il mastrino intestato a Messer Domine, colpito, Messer Domine Dio. Quello che mi ha colpito, Messer Domine quello che mi ha colpito è che era un conto mastro come gli altri, cioè, era nel libro della ragione, si chiamava così, da cui viene appunto il nome ragioneria, c'era il libro segreto dove c'erano le cose che non si potevano dire, i mercanti hanno sempre avuto il terrore di intrusione dentro i loro affari, no? cioè il libro segreto, sono affari nostri, poi c'è il libro della ragione, che è quello che c'è: i soci, i dividendi, e tu vedevi, sono le foto, vedevi nel libro Messer Lapo tre parti, Messer Giovanni, quattro parti, Messer Dominedio, tre parti. Cioè erano le parti de, degli utili che venivano riscosse dai poveri. Cioè questo capitalismo che non considerava tutta la roba facendo, che c'era qualcosa che andava a a Domenico, di nei miei libri mastri, non nel bilancio sociale, nel bilancio normale dell'impresa. Cioè queste cose, queste cose che non si sanno, ora non voglio, non è si sanno se uno studia queste cose, però questo capitalismo è da volto umano. E che cosa è successo allora? Chiudevo con questa domanda. Che cosa è successo in questi 600 anni dei mercanti toscani che incantavano il mondo? Eh? Cioè io quello che, che ho letto, che questi mercanti... Quando andavano in giro e citavano Dante, parlavano in, 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 in toscano, in umbro, in marchigiano e vestivano con, con questi panni stupenti, cioè, la gente era incantata, cioè loro incantavano il mondo con la bellezza, per come si presentavano e anche per il bello scrivere. Diceva un, un mercante al figlio: impara a scrivere, perché se fai scrivere solamente i, i fattori, ti fregano, devi scrivere tu e devi scrivere bene. Vai a scuola di retorica perché il mercante deve avere il bello scrivere, cioè, che è un umanista diverso dagli intellettuali, ma anche lui sa scrivere. E questo è interessante perché quando i mercanti perdono contatto con queste cose, perdono contatto con, con un pezzo importante del, del loro mestiere, che è raccontare la loro storia. Quello che, che è stupendo in questi primi mercanti è il raccontare: questi hanno bisogno di raccontare. I figli hanno infinite lettere di quello che facevano, come mi disse una volta un mio amico, io volevo scrivere, un, volevo scrivere. non sapevo scrivere, ho fatto l'impresa, cioè, ho scritto con l'impresa, cioè, ho raccontato una storia, no? che molto quindi che è successo in questi 600 anni? Un sacco di cose, però dietro ad alcune delle malattie del nostro, del nostro sistema economico, uno c'è non conosciamo la nostra vocazione italiana, noi siamo molto poco... Coscienti del patrimonio storico del nostro fare impresa, siamo troppo portati a imitare l'estero. Ci dimentichiamo che il capitalismo l'abbiamo inventato noi: il in modo di fare impresa, il modo di trattare con, con i fornitori. Con le sue lettere, stupendo, come devi, devi trattare i fornitori. Cioè, tutta questa grande cultura, la civil mercatura, come si fa a lavorare essendo amici della città? Ci cioè, siamo dimenticati perché a un certo punto nel Novecento abbiamo cominciato a guardare gli americani a studiare tutti nelle stesse scuole di business, i manager, eccetera. E quindi oggi l'imprenditore fa fatica a vendere la sua impresa perché sente che chi arriva, come diceva Datini, odora il prodotto prima di comprarlo, col naso. Il primo, il primo senso dell'imprenditore è l'olfatto, lo devi sentire, l'odore della fabbrica. A volte i manager non conoscono nessun odore perché cambiano impresa ogni, 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 tre, ogni tre anni. Girano e non hanno nessuna competenza degli udori, quindi un imprenditore anziano che deve lasciare l'azienda, la gente che sente che non ha la competenza di quel settore soffre. Quindi, che cosa è successo? Una poca conoscenza, una disistima pubblica per l'imprenditore che rimane nei paesi cattolici: l'imprenditore è considerato tutto sommato un faccendiere o un furbo, non c'è una stima civile per l'imprenditore, che è antica, come Giuda è rimasto. C'è l'idea che tu da qualche parte freghi e ti, io ti devo inseguire perché te lo devo far vedere che, che sei un ladro. Quindi l'ipotesi di fondo è che se tu ti arricchisci hai rubato. Questa idea che rimane, questa diffidenza, mentre se, tu, se poi tu vai, vai a guardare <ride> i ricchi veri in Italia, trovi professionisti, pubblici, dei manager pubblici, lì li trovi veramente, non è che li trovi gli imprenditori piccoli e medi. Cioè, Trovate le statistiche, sono queste, <ride> cioè chi fa molti soldi, le famose ville, chi, chi erano una volta? Ai miei tempi? I medici, i grandi funzionari che facevano un sacco di soldi, comunque, poi è rimasta e concludo. L'etica del consumo perché no, a un certo punto, io, se mi interessano queste cose, so avvenire. Queste settimane lavoro un po' sugli effetti che la controriforma ha prodotto in economia in Italia. Cioè, ad un certo punto il nord Europa ha orientato le energie nel lavoro, beruf, vocazione, si compete lavorando, nel sud Europa l'abbiamo orientata nel consumo, si compete consumando. Più, più spendi, più ti, quindi devi essere visto che sei ricco. Mentre l'imprenditore nostro originariamente non era un consumatore: l'imprenditore vero non, non ama molto far vedere che è ricco. Che sa che c'è l'invidia? Ad un certo punto è scattata la logica del, del consumo vistoso. Quindi noi paesi del sud abbiamo orientato troppe energie nel competere consumando, quelli protestanti nel competere lavorando. Se tu, se tu competi consumando è una competizione dissipativa, perché non serve a niente. È un, è un dilemma del prigioniero, dove si, si sta tutti peggio e nessuno sta meglio. Volevo dirvi altre cose, ma il tempo è finito e quindi vi ringrazio per l'ascolto e ascoltiamo ora insieme il nostro Francescano bene Ok, dopo tutto questo diciamo, insieme di stimoli cresce la voglia anche di fare domande, però eh, ah, prima sentiamo... Sì, leggere il libro. No? No, no, eh, <ride> aumentare la, la, la ricchezza di Madante. Eh, benissimo, allora Andrea Ricatti a questo punto a te la parola so che nella mente di molti è scattata questa cosa Mo è il momento della predica Mo il frate ci fa la predica su come non toccare i soldi con le mani No, però noi frate abbiamo trovato una soluzione per non toccare i soldi con le mani, paghiamo col Matt. quindi abbiamo trovato una soluzione no, Faccio una battuta anche perché parlare dopo il professor Bruni, dopo tutte queste cose che ci ha detto, non è semplice. Quindi, serve questo, intanto, intanto dico questo: che nel cuore porto questo: sia la gratitudine per essere qui e per l'invito. Quindi, ciò rende grato, per, eh, vi dico grazie per l'invito, e anche la gioia di essere qui. Perché. Da, da frate, da francescano e, e da ex studente di economia, ho avuto il dono, e questo non lo uso a caso questa parola, il dono di aver partecipato all'Economio Francesco, ma dall'inizio, da quando il Papa il primo maggio del 2019 ha invitato i giovani a questo evento. E, ma e dico questo... Eh, posso dire con una frase del Vangelo sono uno degli operai della prima ora quindi Ma non dell'ultima dell infatti però abbiamo lo stesso prezzo quindi alla fine e eh, eh quindi quello che io ho vissuto e quello che ho ricevuto in tutti questi anni lo voglio condividere come io l'ho ricevuto così voglio condividere questa è la, la bellezza di questa parola di condividere vuol dire non tenere niente per sé, ecco quello che diceva i francescani: non possedere, è che tutto quello che io ricevo lo devo donare, perché non è mio, ma è nostro. E allora, quando c'è stato appunto il titolo, non è The Economy of Francesco, non perché ero ubriaco quando Mara mi ha chiamato e diceva, ma mi dai il titolo e ho messo The Economy with Francesco. Perché ho messo questo titolo a livello anche con un gioco di parole? Perché pensato, penso questo, che non si può parlare di un'economia di Francesco, quindi di San Francesco e di Papa Francesco, senza un'economia con Francesco, con il pensiero di San Francesco e del mondo francescano all'interno dell'economia. Uno potrebbe dire ma... Che c'entra San Francesco? Francesco ah, viveva da pezzente, eh, faceva, costruiva le chiese, faceva il muratore, eh, andava in giro, predicava, parlava con gli animali, contemplava la natura. Che c'entra con l'economia Francesco? Eppure dobbiamo pensare che Francesco era figlio di un mercante. L Abbiamo sentito prima, i mercanti erano coloro che governavano e gestivano l'economia dell'epoca del medievale. E quindi Francesco era a contatto con quell'economia. E tutto quello che Francesco ha fatto, anche appunto, questo della, della povertà, non era come un rigetto, ma era una maggiore comprensione dell'economia. Pensate, la rivoluzione di Francesco. Francesco dice che la il lavoro è grazia, parla della grazia di lavorare. Per quale motivo? Per allontanare l'ozio. Vuol dire che. A quell'epoca i frati vivevano nell'ozio, perché? Perché l'ozio toglie la dignità alla persona. E allora, in un'epoca dove il lavoro era visto come una punizione divina, cioè chi lavorava era perché doveva essere punito. Poi Benedetto e poi San Francesco successivamente ridanno la dignità al lavoro, al concetto di lavoro. E pensiamo a tanti autori, Pietro di Giovanni Ulivi, San Bernardino da Siena, i nostri marchigiani, il beato Marco da Montegallo, il beato Domenico da Leonessa, e pensiamo ai monti di pietà. Mo facciamo un po' di propaganda a nostro favore marchigiana, perché il primo monte di pietà è stato fondato ad Ascoli, molti dicono che è stato fondato a Perugia nel 1462. Io, anche il professor Bruno è d'accordo, quindi sono una botte di ferro, e ah, si afferma che il primo monte di Pietà è nato ad Ascoli nel 1458 ad opera di fra, dei frati e tutto quello che poi è stato fatto dopo anche il microcredito, ora dove ne parlerò meglio è frutto anche di questo, di questo pensiero francescano allora ecco perché Francesco e i francescani centrano con l'economia non sono estranei, non sono in un mondo a parte non sono, o, vivono oltre il mondo ma i francescani stanno nel mondo. Ecco perché sono a contatto con i poveri, sono a contatto con l'economia, sono a contatto con i comuni, con il governo. Sanno stare tra la gente e, e sapevano ascoltare i problemi della gente. E allora l'aspetto principale che voglio sottolineare è questo, che a volte quando parliamo di economia, è giusto purtroppo, sottolineo purtroppo, quando parliamo di economia viene visto come il male. Io penso che se a qualche studente qualcuno dice che studi l'economia e voi pensate solo ai soldi e voi rubate e voi volete... Quando pensiamo all'economia pensiamo a questo. Viene associato a qualcosa di sbagliato, ma in realtà i francescani hanno annunciato, hanno gridato al mondo. Che esiste un'economia che è benedetta. Ma non voglio essere tacciato di eresia. Però c'è un'economia che benedice l'uomo. Esiste un'economia che uccide. Papa Francesco ce l'ha ridetto, lo dice in continuazione. Ma c'è un'economia che sa prendersi cura dell'uomo. Non c'è un'economia, esiste un'economia che uccide, ma c'è un'economia che dà la vita. Che cosa fa? Qual è il lago della bilancia? Le nostre scelte. Siamo noi a scegliere se continuare a costruire un'economia che uccide o iniziare a costruire un'economia che dà vita e che si prende cura delle persone, che si prende cura della dignità di ogni essere umano, che si prende cura del creato, si prende cura delle di tutto quello che ci abbiamo intorno. Abbiamo detto il mondo di pietà. I mondi di pietà sono nati per ridare dignità alla persona, oltre all'aspetto economico perché dava lavoro. Yunus so, si basa su questo a distanza di secoli. È l'economia civile, e posso continuare esiste un'economia che è benedetta e che benedice, è una falsità pensare che l'economia è solo male, ma siamo noi con le nostre scelte a decidere come trasformare l'economia. E legato a questo, il mondo francescano, possiamo dire così, ha vissuto l'economia della minorità. E minorità non vuol dire così sempliciotto, anzi, la, la, diciamo così: la, minor la minorità è la base per la fraternità universale. Perché la minorità mi dice questo, che l'altro è un dono, che io non possiedo l'altro. Il rischio di possedere, Francesco parlava di, di povertà nel senso di sine proprio: cioè, non possedere nulla vuol dire questo perché io il rischio che non, poss non possiedo solamente i beni. Non possego solamente il denaro, non possego solo i conventi, ma io posso possedere anche le persone, posso possedere le relazioni. E allora ecco perché nascono le diseguaglianze. Perché io voglio possedere a discapito dell'altro. E minorità vuol dire guardare l'altro negli occhi, non vuol dire guardare l'altro dall'alto. Verso il basso, ma guardare dal basso verso l'alto, ma guardandolo negli occhi e riconoscendolo fratello o sorella. E c'è una parola chiave, chiave di questo, ed è la parola cura. La, la filosofa Neldeschi, una, una filosofa canadese, dice, diceva questo, dice questo: che noi non dobbiamo più chiedere, fare la domanda che lavoro fai, ma è di che cosa ti stai prendendo cura. E io ci aggiungerei questo, con tutto il rispetto della professoressa: che, eh, chi, di chi ti stai prendendo cura? Perché può sembrare stupido, può sembrare anche così, ma pensiamo a un professore che insegna. Io di chi mi sto prendendo cura? Se io vivo la mia vocazione lavorativa in maniera così superficiale, io che cosa sto curando? Come sto curando i miei studenti? Io studente, se non curo il mio studio, come curerò in futuro le persone con cui mi interfaccio? Io imprenditore, se non curo i miei dipendenti, di chi mi sto curando? E io dipendente, io operaio, se non mi prendo cura del mio lavoro e della... Delle, delle imprese di chi mi sto prendendo cura? La cura è la base delle relazioni, è la base dell'economia. Sartre il filosofo direbbe: L'altro è il mio inferno. Io dico questo: L'altro può essere il mio paradiso. E i francescani l'hanno capito. Anche il povero, anche l'ultimo anche il disoccupato può essere per me il paradiso. E l'ultimo aspetto dell'economia francescana, poi vado sull'economia francesco, è che Francesco e francescani hanno parlato di un'economia dei volti. Tante volte ci capita di interfacciarci con persone che rimangono anonime. A volte ci sono imprenditori che non sanno chi sono i propri dipendenti. Perché abbiamo, così, chiamiamola così, la teoria del numero, la teoria della percentuale. Perché a volte andiamo a leggere i dati e ci soffermiamo su quel dato. Per esempio, il 60% dei giovani vive nella disoccupazione. Ma bisogna ricordarsi che dietro quel numero c'è sempre un volto. Dietro quel numero c'è una storia. Dietro quel volto c'è un cammino, dietro quel numero. Quel numero non mi è indifferente. A volte e lancio così anche una provocazione. Quando professori ci interfacciamo con gli studenti, a volte quella relazione rimane tra professore e matricola, un numero. L'altro per me è una matricola, è un numero, ma dietro quel numero, dietro quella matricola c'è una storia, c'è un volto. I francescani, questo Francesco, l'hanno sempre sottolineato, l'hanno sempre portato avanti. E andiamo verso, diciamo così, l'oggi dell'economia francescana, dov'è? Io posso essere un testimone di questo, che l'ho visto con i miei occhi all'economia francesco. Ho visto tutti questi principi in tanti giovani, presenti sia online in questi anni, ma poi fisicamente ad assisi. Mi ha colpito tanto, è stata un'esperienza bellissima. Sentire le testimonianze, le storie di tanti giovani di tutto il mondo, che io non avrei mai pensato. Ed ecco cosa fa: arricchisce questo. Non vai mai via senza essere migliorato, senza aver ricevuto qualcosa. Ecco cos'è la condivisione, ecco cos'è non avere il possesso. Perché diceva sempre questo, Francesco. Se io posseggo qualcosa sono costretto a difendere e se io difendo non costruirò mai una relazione. Da un lato l'altro non deve attaccare, pensiamo alle guerre, le guerre nascono perché io voglio possedere l'altro, io voglio possedere il bene degli altri. Dall'altro il non possedere ci porta a dire che condividiamo. E l'economio francesco, io, mi è sempre piaciuto questa come definizione, non è un evento. Altrimenti sarebbe finito il 24 settembre 2022, ci saremmo salutati, abbracci, baci, abbracci, strette di mani, e ci rivediamo, pigliamo una pizza, dopo quando finisce tutto. Per me l'economio francesco è un processo, è un cammino che si inserisce in una storia. continua una storia, un passato, vive l'oggi e costruisce il futuro. E allora ultimo, vado verso la conclusione. Tre riflessioni a partire dall'economio Francesco e a partire dalle parole che Papa Francesco ci ha donato in questi anni. La prima è questa. Siamo chiamati a diventare artigiani e costruttori della casa comune. Ecco, il primo invito è questo. Abbiate cura del posto in cui vivete. Io faccio, quando mi, mi capita di, fare le, di incontrare soprattutto gli adolescenti, i ragazzi delle medie nelle scuole, faccio questo esempio. Dico, voi vorreste vivere... In una casa tutta in una stanza, pensate alla vostra stanza, tutta disordinata. Qualcuno dice, Beh, io ci vivo tranquillamente, è normale. Soprattutto gli universitari, poi non tutti, non tutti. Quelli di Urbino sono bravi, mi hanno detto, Sono tutti ordinati, quindi. mi hanno detto questo e eh, io ci credo. Però pensiamo, pensiamo di vivere in una casa con la sporcizia per terra. E facciamo questo esempio, eh, ragazzi, perché è immediato, perché dice, io devo vivere con la buccia di banana per terra. Allora, penso questo, se io non ho cura dell'ambiente, come potrò prendermi cura del mondo? Pensiamo alla parola economia, all'etimologia, che vuol dire governo della casa. E io ritorno a questa parola, cura della casa. L'economia ha a che fare non solo col denaro, con i profitti, ma ha a che fare con una parola chiave, la cura. E ognuno di noi, ognuno di noi, nessuno escluso, è chiamato a continuare l'opera creatrice. Uno poi dice oh, io non ci credo in Dio, va bene, credo nel Big Bang, credo in, nella teoria delle credete in quello che volete. Però dobbiamo pensare che. La creazione non è finita col settimo giorno, continua oggi ed è affidata ad ognuno di noi. Papa Francesco nell'evento questo qui ci ha detto la terra sta pagando il prezzo, è vero, e noi rischiamo di aumentare il conto, di fargli aumentare il conto che la terra sta pagando. Se pensiamo alle percentuali del cibo sprecato, chi è che determina quelle percentuali? Chi è che le fa? Le statistiche? In realtà quelle percentuali le facciamo noi. E se vogliamo diminuire o far aumentare quella percentuale, dipende da noi. Se io voglio far diminuire lo spreco nel mondo del cibo, dipende dalle mie scelte, dipende da quello che io faccio, sono io a scegliere se far aumentare o, dimin aumentare o diminuire quella percentuale. Il secondo aspetto è questo: è stata una frase che Papa Francesco ha detto nella, in un videomessaggio, però, nel 2021. E vi dico, a me sono venuti i brividi. A me sono venuti i brividi ascoltando quella frase. E diceva questo: Voi siete l'ultima generazione che può salvare questo mondo. ha detto anche il nome. Eh, appunto. Infatti, l'anno prossimo li inviteremo all'Economio Francesco. Così. <ride> sì, sì. Cioè pensiamo questo, l'economio Francesco ha messo al centro i giovani. Io sono contento che oggi ci siano giovani e ci siano anche online giovani che ci seguono, perché l'inganno più grande che il mondo ci, ci fa è questo: è dire che i giovani sono il futuro. Sì, ma i giovani sono il futuro. I giovani sono il presente, sono l'oggi. Non lasciatevi ingannare da questo. Voi siete l'oggi, il presente. Usando una frase teologica, il già e il non ancora. Se voi pensate di essere il futuro, non prenderete mai una scelta. Perché dicendo, sono il futuro, poi ci penserò. Il Papa, ci raccontava il professore Luigino quando abbiamo fatto le varie riunioni all'inizio, si pensava, quando il Papa ha voluto fare questo incomodo aveva pensato all'Economico francesco si diceva, chiameremo i vari esperti di, di economia e il Papa ha detto, no, io voglio i giovani e sottolineo questo soprattutto per voi che studiate vi invito a sognare Sognate in grande. Io ho visto nell'Economo Francesco giovani con sogni grandi. Se vi accontentate di sogni da quattro spicci, è quello, ce l'avimo tutti. Ci stanno, ovunque possiamo incontrare giovani con, che sognano da quattro spicci. Sognate in grande. Un giovane che non sa sognare è un giovane spento. Studiate, ma studiate per cambiare il mondo. Non solo per voi stessi, altrimenti finite nell'idea di possedere quello studio. Studiate per cambiare il mondo in meglio. E faccio un invito ai professori: aiutate i giovani a sognare. Non tappate le ali, ma insegnateli a volare. Non teneteli in una gabbia, ma come gli uccelli, le madri che spingono i, diciamo così, i piccoli degli uccelli e volano così siate voi. Custodite i sogni dei giovani. Se all'Economio Francesco ci sono stati giovani che hanno sognato, è perché abbiamo avuto degli adulti che si sono presi custodia, si sono presi cura di quei sogni. Abbiamo avuto un comitato organizzatore, il Papa stesso, che hanno saputo custodire i sogni dei giovani. E allora voi giovani, noi giovani, sogniamo, sogniamo in grande, perché il mondo ha bisogno del nostro coraggio e ce l'ha bisogno oggi, ora. Ok, ci sono. E l'ultimo punto è questo, verso una nuova cultura dell'economia. Sapete qual è? Questa economia ha un volto, ha una data, ha un luogo. E l'economia è il patto che i giovani insieme al Papa hanno firmato il 24 abbiamo firmato il 24 settembre 2022 ad Assisi. E in questo patto i giovani, noi giovani diciamo questo: noi crediamo in questa economia profetica. Cioè noi crediamo che c'è questa economia buona e noi doniamo tutto noi stessi per questa economia. Mettiamo il cuore, il corpo, l'anima, tutto l'integrità della persona. Vi invito a leggere il patto perché il tempo stringe. Quindi vi invito a leggere quindi un compito per casa ok, allora la leggo il no. noi vogliamo un'economia di pace e non di guerra un'economia che contrasta la proliferazione delle armi che si prende cura del creato un'economia a servizio della persona rispettosa di ogni uomo donna, bambino, anziano un'economia dove la cura sostituisce lo scarto e l'indifferenza che riconosce e tutela a, 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 riconosce e tutela il lavoro dignitoso, in particolar modo le donne, un'economia dove la finanza è amica e alleata dell'economia reale e del lavoro. Un'economia che sa valorizzare e custodire le culture e le tradizioni dei popoli. Un'economia che combatte la miseria in tutte le sue forme, riduce le diseguaglianze. Un'economia guidata dall'etica della persona e aperta dalla trascendenza. Un'economia che crea ricchezza per tutti, che genera gioia e non solo benessere, perché una felicità non condivisa è troppo poco. Qualcuno di voi potrebbe dire è utopia, ma noi all'economio Francesco avevamo una scritta grande, non è utopia, è profezia questo. E c'era un brano che ci ha accompagnato in, questi in quei giorni ed era il profeta Isaia che chiedeva sentinella. Quanto manca della notte? Il giorno viene, ma è ancora notte. Ecco, sappiate che il mattino sta arrivando. Non è sempre notte, non è solo notte, ma c'è il giorno, c'è il mattino e noi crediamo in quel mattino. E allora è possibile ripartire da un'economia, with Francesco, da un'economia o Francesco, un'economia che si prende cura e ama ogni singola persona. Grazie anche per questo intervento. Io vedo che siamo riusciti, costringendo un po' i nostri relatori, a fare un po' di marcia forzata a risparmiare però del tempo preziosissimo per fare qualche intervento e qualche domanda di dibattito. Okay? Per cui io direi che possiamo, possiamo raccogliere pochi interventi e che sono assolutamente benvenuti e, e brevi che permettano di arricchire un po' il dibattito a cui poi i nostri relatori potranno reagire. Ci sono domande in particolare? Posso rompere il ghiaccio io, tanto per aiutare a romperlo. E parto prima di tutto dalla, da quanto ha detto il professor Bruni. E leggendo tra l'altro alcune parti del suo saggio, ho apprezzato molto una, una frase iniziale in cui dice sostanzialmente che non intende offrire una nuova grande ipotesi interpretativa sull'origine del capitalismo, ma solo complicare alcune tesi consolidate. Okay? E questa è una cosa che io apprezzo moltissimo e, e vorrei contribuire a complicare rispetto a quello che è stato lo sforzo iniziale di Bruni. Lo sforzo iniziale di Bruni io l'ho visto quasi come una semplificazione, nel senso che eh, per certi versi mettere in evidenza come ci possano, essere? Eh, ci possano essere più matrici religiose, tra virgolette, all'origine del capitalismo è un, uno dei fattori di cui sicuramente tener conto. Allora la mia domanda che sorge spontanea, come si direbbe, è come questa matrice poi fa i conti con altri fenomeni in gran parte coevi allo stesso... Uh, Martin Lutero. No? Martin Lutero nasce nel 1483 e muore nel 1546, giusto un anno dopo muore un anno dopo l'inizio del Concilio di Trento e quindi della Controriforma. E in quello stesso periodo succedono alcune cosette di una importanza fondamentale per la nascita del capitalismo. Una di queste è la formazione di imperi transnazionali, cioè di conquiste epocali in giro per il mondo, eh, guidate forse in parte, almeno in apparenza da motivazioni religiose, ma sicuramente motivate da tutt'altro e in cui contava moltissimo quello che Celso Furtado diceva essere l'imperativo, cioè. Ir a valer mas semmai. No? Quindi diciamo l'aspetto religioso in questo caso è assolutamente secondario, Secondo, se non come motivazione ad andare a guadagnare, nel senso che dicevo prima. Secondo eh, fatterello di grande importanza è che più o meno negli stessi anni, parliamo del 1455, viene introdotta in, in Europa. Una, una cosa piuttosto importante che è l in, l in, la, diciamo, la stampa, quindi la possibilità di far circolare conoscenza a basso costo. Stampa a caratteri mobili, introdotta a Gutenberg, era stata inventata in Cina negli anni 1060, se non sbaglio, è stata introdotta anche in Europa e questo cambia radicalmente il modo di far circolare la conoscenza. Terzo fatterello è che questa conoscenza nell'arco di qualche decennio e secolo si comincia a essere incorporata nelle macchine e a diventare diciamo, un'occasione di accumulazione del capitale senza precedenti. Quindi anche questa accumulazione del capitale che sicuramente è finalizzata ad altro e non a motivazioni religiose. Quindi a questo punto abbiamo tre fatterelli di grande portata storica che si incorporano in questo percorso. E quindi uno si chiede benissimo la matrice e la divaricazione tra una matrice religiosa e l'altra, però come fanno i conti con questa tratta? Questa è la prima domanda. La seconda domanda, invece, è rivolta al nostro amico Ricatti, ed è sostanzialmente quella di dire: bene, ma tutto quello che ci ha messo in luce, è una bellissima e interessantissima prospettiva. Io sono fondamentalmente contento che ci si muove in questa direzione. E direi che, da questo punto di vista, mi sembra di ricordare che Seneca dicesse Se non c'è nessun vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Quindi bisogna sapere dove andare, dover puntare in una direzione. E questo, dicevo appunto, Seneca molto prima di Francesco. Ma a questo punto, che cosa vogliamo andare a fare? Andare a chiedere a alcuni di spogliarsi dei propri beni, di utilizzare meglio le proprie risorse. A chi lo chiediamo? A quelli che già lo fanno mi sembra un'operazione difficile. Quelli che non lo fanno e sono la stragrande maggioranza, sono quelli a cui magari diciamo andiamo a dire dovreste fare meglio, ma senza nessuno strumento di politica economica, industriale, politica pubblica che spinga in quella direzione. Allora o si fa un'alleanza, e ho visto che tra l'altro nella Economy of Francesco c'è anche... C'era anche Mariana Mazzuccato che interveniva e, e ha delle idee in questa prospettiva, però valorizziamo questo approccio, altrimenti rischiamo di dire delle cose bellissime, importantissime, ma che non hanno nessuna possibilità di realizzazione. Eh, queste sono le mie due domande. Eh, ben... Sì, sì. Grazie per il momento di questo dibattito che c'è stato. Ah, mi metto di qua. Grazie per la ricchezza degli stimoli ricevuti. Io vorrei proprio partire dallo stimolo che adesso il collega eh, Tonello Zanfei ha proposto rispetto alla prospettiva, collegandomi anche con alcune considerazioni che il professor Bruni aveva fatto. Dicendo per esempio che eh, la competizione Mittel-Europea è una competizione sul lavoro e la competizione del sud Europa è una competizione sul consumo. Ecco, su questo mi permetterei di dissentire perché in fondo, se vogliamo, è proprio eh, in Germania che... Eh, Bauman scrive il, Io consumo dunque sono, sottolineando una delle matrici problematiche del capitalismo che evidentemente funziona grazie agli investimenti e ai consumi. E, e quindi fondamentalmente, poi una parte della società mondiale eh, è alla rincorsa, con, diciamo, continua al consumo per alimentare il capitalismo. Quando i consumi si inceppano o calano, grande preoccupazione di tutti, dei governi. E evidentemente degli imprenditori perché poi il meccanismo si inceppa e magari anche su questo è importante avere allora un qualche riferimento anche di, di politica internazionale che può spostare i consumi verso le popolazioni della base della piramide, cioè quelli che non, non hanno fondamentalmente la possibilità neanche di consumare i beni primari. E e quindi consentire in questo senso anche un, un riequilibrio, diciamo. No? E quindi una prima considerazione che mi veniva era questa. Invece, rispetto alla prospettiva del, del capitalismo, e che comunque fondamentalmente rispetto anche all'economia di Francesco bisogna capire se il capitalismo vuole essere smantellato del tutto o vuole essere emendato. Nel momento in cui ragioniamo su un'ipotesi diciamo, emendativa del capitalismo, allora mi viene in mente un dibattito non recentissimo, ma il dibattito diciamo, tra l'impostazione di Friedman del capitalismo diciamo, degli, degli sharehold, cioè degli azionisti, che è il capitalismo a cui si ispira una larga fetta di imprenditori. Soprattutto i capitalisti finanziari potremmo dire perlomeno fino a qualche tempo fa, e poi c'è il capitalismo degli stakeholder, che è quindi il filone di Freeman, e che oggi poi ha avuto una sorta di aggiornamento con l'idea dell'economia e del capitalismo con impatto positivo. Io ho dei colleghi di Pisa che hanno fatto anche un bel libro con il Sole 24 Ore sulla buona impresa. Che eh, ho avuto anche il piacere di leggere e di recensire per la rivista che dirigo, che riguarda un po' le piccole imprese, dove racconta una serie di storie di imprenditori italiani che fin dalla nascita hanno immaginato di fare un'impresa capace di creare valore per loro proprietari azionisti, ma con l'idea proprio di fare un'impresa che eh, creasse ovviamente benessere per le popolazioni. E benessere in fondo anche per i consumatori. Tant'è che io stesso, anche nella logica del marketing, sto cominciando a dire anche a, miei, a molti miei colleghi: nel, il mantra del marketing molto spesso è la customer satisfaction, cioè la soddisfazione del consumatore per fidelizzarlo, eccetera. E io dico che sarà importante sempre più parlare invece di benessere del consumatore e quindi un'economia in questa logica che poi è stata codificata in quelle, diciamo. Indicazioni veloci che ci ha fatto adesso il Frate Francescano, nell'ultimo intervento, molto interessante. Noi, diciamo, nel patto di Francesco di Assisi, ecco, mi sembra che, che sia eh, un punto dove questo elemento del benessere per la comunità, per il consumatore e per l'imprenditore, mi pare che, che riemerga. Allora ecco, quindi, la domanda di fondo è. Un capitalismo emendato secondo questa nuova prospettiva, che comunque è molto seguita a livello internazionale, grandi dibattiti anche sull'humanistic management, quindi nuovo modo di concepire il management e il marketing, oppure c'è un'idea rivoluzionaria del tipo, no alla proprietà e no ai modelli di capitalismo, così come li abbiamo conosciuti, e che cosa c'è allora dopo, oltre il capitalismo e dopo il capitalismo? Grazie. Giannelli. Grazie a tutti, buonasera rapidissimo. Mi collego con l'intervento del professor Pencarelli. Per, eh, siccome questa discussione è partita dalle origini del capitalismo e da Max Weber. Eh, credo che questa osservazione sia valida anche per chi parlava di economia francescana, e cioè eh, tirerei in ballo un altro autore, cioè Carl Polani e la costruzione della società di mercato. Allora, non c'è solo la trasformazione che ha portato al capitalismo, c'è so la grande trasformazione che racconta Carl Polani, che significa la trasformazione in merce della terra, del lavoro, del capitale. Allora mi chiedo, la trasformazione in merce, la mercificazione di ogni cosa che è nella società in cui adesso viviamo, non è un problema dal punto di vista di un'economia della cura? Grazie. Volevi riportare un po' di. Sì, eh, volevo semplicemente in invitare il professor Andrea Kalef a prendere direttamente l'audio e quindi a porre direttamente la sua domanda, così anche l'occasione per salutarci se riesce. E nel contempo inviterei anche qualche studentesso studente, sarebbe molto bello poter sentire anche le vostre domande, le vostre eh, osservazioni o perplessità, se ci sono o curiosità rispetto all'economia Francesco e ai temi trattati. Intanto, se vuole venire a fare la sua domanda a lei. Un nostro dottorando. Vi ringrazio, una relazione veramente veramente interessante, con due punti di vista leggermente diversi, ma entrambi che alla fine si uniscono nello stesso binario. No, la mia domanda è relativamente al... appunto io sono un dottorando eh, qua a Urbino e mi occupo di studi sulla responsabilità sociale che può avere l'impresa. La mia domanda in questo senso è ehm, quando eh, si forma appunto questa impresa dell'economia della cura, come ha detto il frate Francescano, è un'economia civile che poi però nella trasmissione verso il grande pubblico, verso l'opinione pubblica può sfociare nel greenwash, cioè sostanzialmente voi lo fate solo perché vi volete ripulire, eh, perché un, eh, alla fine accumulate solo il capitale, accumulate la ricchezza e quindi nel messaggio che viene comunicato verso l'esterno appare solo talvolta come un fenomeno appunto di greenwash perché le parole che vengono utilizzate non sono le migliori e come si può migliorare questo aspetto. Grazie. Vuoi, vuoi leggere tu? Il tuo... sì, abbiamo avuto la, la risposta, me l'ha fatta personalmente, e legge, do lettura della domanda che così possiamo vedere tutti. Parte con una premessa, eh, quindi disciplina economica basata sull'assunzione dell'homo economicus, che agisce come essere pienamente e sempre razionale. Poi ci si è accorti che questo non è sempre vero, quindi razionalità limitata. E questo ha dato via al ramo della behavioral economics. E essendo le società contemporanee sempre più pervase delle emotività, scusate, sposto un pochino, ed influenzando in questo modo l'economia, la domanda è questa. Quale può essere il ruolo del dono, della gratuità e della cura? Curioso di ricevere un parere da entrambi i relatori. Bene, direi che a questo punto possiamo chiudere con la raccolta di domande e lasciare spazio a repliche. Comincio io o comincio? A... No, inizia tu, magari. Sul, sul primo... punto del, del nostro moderatore collega. Allora, eh, penso che qualsiasi persona che fa, che fa un minimo di teoria sociale sa che, che le teorie che con una variabile spiegano tutto il mondo sono teorie pessime, quindi l'ho detto più volte nel libro che. Lungi da me pensare che la religione spieghi il mondo. Cioè, questo non lo pensava Weber, non lo pensava nessuno, tanto meno io. Già. È ovvio che è un elemento insieme, insieme agli altri e questo è implicito ma anche esplicito nel, nei miei lavori. Cioè, lo, lo dico sempre, cioè, che non si può immaginare che la religione possa, possa spiegare da sola tanto più il capitalismo. Cioè, non, non può spiegare neanche se stessa da sola perché la religione è già un intreccio, come dicevo all'inizio, di, di caratteri nazionali, di... cioè capire che cosa è il cristianesimo medievale partendo dal cristianesimo è impossibile, il cristianesimo medievale è già un sincretismo di mille cose: di longobardi, di, 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 di Celti, di, di Etruschi, di Romani, di Greci, di paganesimo, eh, che a un certo punto è diventata la cristianità nelle elite cittadine, un, campagne molto meno. È un... Però questa cosa che lei diceva vale anche per le teorie che se noi andiamo a leggerci il Novecento, le grandi spiegazioni del capitalismo e della, e della storia economica del Novecento, essenzialmente marxiste ma non solo, cioè il fattore religioso era inesistente. Se prendiamo sapori, se prendiamo cipolla, se prendiamo... E, e questi grandi diciamo, narratori delle rivoluzioni industriali da, eh, diciamo, moderne e contemporanee, la religione era una nota a piedi pagina ma anche, ma, ma anche lo stesso Le Goff. Cioè che ha fatto una storia ehm, sull'uomo medievale, c'è cioè, un libro che lui, che lui ha curato, ma ne, senza mai menzionare il monachesimo. Cioè, dico, come si fa a raccontare la storia delle, economica del, dell'Occidente senza, senza menzionare il monachesimo se è un gigante come Le Goff? O anche Pirenne, la scuola francese? Cioè, io dico, questi errori, eh, diciamo, di, prendere, eh, di, di dare troppa enfasi eh, a, un, a un aspetto, se, se, se fosse un errore... Io l'ho trovato in modo molto pesante, in Chira ha, ha raccontato per cento anni la storia delle rivoluzioni commerciali e industriali senza prendere sul serio il fatto che c'è anche una riforma protestante. l'altro giorno ho fatto una polemica con i miei colleghi che hanno fatto tre volumi di storia della filosofia europea, da cui ho partecipato anch'io, senza una voce sulla contoriforma, sulla riforma. Io, come si fa a capire la modernità europea senza fare i conti con riforma e contoriforma? Tre volumi. No, poi, perché io dico, è cultura anche questa, no? cioè il fatto che noi abbiamo una cultura italiana totalmente clericale dentro e fuori la Chiesa, che considera le faccende religiose extra-culturali, cose per la Chiesa, io penso che sia un problema, un errore grave dal punto di vista epistemologico, perché la religione è cultura, cioè è modo di interpretare la vita. Io in questi anni faccio questo: faccio vedere come posso che. Alcune faccende che sembrano totalmente laiche, totalmente, ad esempio negli ultimi saggi che sto scrivendo ora su questi ultimi mesi, cerco di far vedere come, da una certa idea di Eucaristia, intesa come somministrazione di un sacerdote che ti dà del pane a un fedele che si trova nel, al di là del, della balaustra, quindi una non compartecipazione alla creazione stessa dell'Eucaristia, che è il più tipico del mondo protestante, della cena. Viene, a questa idea è legata una fra le mille variabili, una certa idea di aspettarsi dall'alto lavoro, soldi, cioè questa poca capacità che il Sud Italia e i paesi del Sud hanno, hanno cioè di un certo paternalismo nell'attendersi dall'alto che arrivi la provvidenza. Quindi cioè è ovvio che è uno tra i mille fattori, ma è uno. E quello che cerco di far vedere è che il fattore religioso è una cosa seria. Cioè non è una faccenda di studio interno alla storia della Chiesa, è un problema di storia interno alla storia delle, delle culture, secondo il mio punto di vista la, la, la narrazione delle rivoluzioni commerciali, industriali, post, almeno fino all'890 quando la religione era una cosa molto, molto grossa, oggi chiaramente in un mondo post-religioso come di fatto è anche l'Italia, è difficile poter fare grandi, anche se noi abbiamo fatto uno studio ad esempio eh, empirico durante il Covid sul fatto se erano più sensibili alla messa online alle, diciamo, al passaggio online le comunità protestanti o quelle cattoliche con un campione di mille in America e mille in, in Italia e paradossalmente all'inizio, poi l'abbiamo spiegato, è venuto fuori che erano più, erano più restie le comunità protestanti alla messa online di quelle cattoliche e loro non hanno neanche l'idea di presenza reale no. cioè, perché è la comunità, il mondo protestante è paradossalmente più interessato alla comunità del mondo cattolico, che siamo nati esattamente attorno alla comunità come il contoriforma. Questo lavoro sul, sul Covid che abbiamo chiamato la, la pandemia gnostica, cioè che, che è una forma di gnosticismo. Che si, che, che, per dire, quindi questo è, è un primo elemento. Poi chiaramente i tre fattori che diceva lei sono molto importanti, cioè chiunque oggi fa. Seriamente storia economica li prende in considerazione, anche se il tema della, delle grandi compagnie. Eh, noi, noi, noi avevamo già prima della scoperta dell'America un fenomeno, dei fenomeni, ma, anche, ma anche fenomeni come, come Venezia. Che infatti il capitalismo veneziano non è il capitalismo fiorentino, perché accade qualcosa di diverso nel modo del mercante diciamo, toscano. Del centro Italia, piccolo via terra, non è il grande mercante via mare veneziano, essenzialmente via mare, anche se non solo, quindi ci sono anche lì degli elementi interessanti. Comunque, diciamo, ripeto, è un pezzo di un, di un racconto molto più complicato. Poi, il, ehm, anche una piccola battuta su qualcosa che, che poi, magari, di cui parlerà anche, anche il nostro, il nostro amico Francescano. Cioè, eh, allora, una delle cose belle di questa faccenda di economia Francesco è aver attivato un processo, non aver fatto l'ennesimo gruppo di gente che può cambiare il capitalismo, perché di, questo, di, di questa roba i cimiteri del Novecento sono molto pieni di riformatori del capitalismo che sono fermati dopo due o tre mesi, cioè di gente che dice che il nuovo capitalismo, la terza via e le terze vie ne abbiamo, ne, ne abbiamo viste morire una dopo l'altra. Cioè Qui non c'è nessuna idea di capitalismo, post-capitalismo, paracapitalismo, c'è un'idea di giovani aggregati attorno a due grandi figure, il Papa e San Francesco, ci sono due Francesco della storia, il Papa e San Francesco, un ambiente generativo dove su questo 3.000 giovani, di cui metà fanno dei dottorati e metà sono imprenditori, che ognuno a modo suo fa quello che vuole, in un ambiente dove si dialoga. Io, che sono direttore scientifico di questa cosa, perché me lo ha chiesto il Papa, fin dall'inizio mi sono molto, eh, ho combattuto l'idea di fare un mainstream, un'idea, chi non rientra in queste categorie fuori dell'economia francesco, perché chiaramente c'è un po' di tutto qui dentro, ci sono gli allievi di Michael Novak e gli allievi di, di Alex Zanotelli, nello stesso luogo, cioè chi dice che il capitalismo è Dio chi dice che il capitalismo è Satana. Però se, tu cominci, se noi avessimo cominciato a dire no, qui ti dici... E cioè, questa la Camera Francesco, questa è, diciamo, l'ortodossia. Chi non rientra eterodosso, oggi, oggi eravamo in quattro, occuparci della Camera Francesco. Cioè, uno dei grandi paradigmi della generatività, come ci insegnano anche Mauro Magatti e non solo in Italia, è il perdere il controllo dei processi. I processi generativi sono fuori controllo. Se tu li controlli, fai il bonsai, non fai l'albero. Quindi se noi avessimo voluto dire eh, questo era... E quindi io mi sono sempre rifiutato anche con i miei colleghi più interventisti, che ce ne sono, perché siamo anche diversi di adulti e anche diversi fra di noi. Cioè la biodiversità è una cosa molto importante in questa storia. Cioè, io no... Quindi ci sono vari modi di interpretare come Francesco e quindi il non avere, secondo me, come mia opinione, cioè un processo non si misura tanto dalla. O soltanto a livello macro, cioè ovvio che questo qui è un processo molto debole, molto fragile. Non è che abbiamo in mano possibilità di cambiare la banca mondiale o, o le regole dell'Europa o di influire su, sulla, sui grandi temi della finanza mondiale. Ma noi sappiamo benissimo che, che i cambiamenti si molto complessi. Cioè, come e cambia il mondo? Nessuno ha una teoria completa di questo. Come, dove si accendono i cambiamenti? Da cosa dipende? Qual è, io, che, qual è il mio augurio? Quando, Cominciamo questa cosa, che tra 10-15 anni un certo numero di questi giovani oggi così sparsi nel mondo diventeranno dei grandi economisti accademici, degli importanti imprenditori, degli importanti banchieri e i processi vanno avanti così. Cioè, poi che, che cosa ci sarà di Francesco e di non Francesco in queste cose, chi lo sa? Cioè, questo è un po' il rischio di chiunque. No. però ecco, c'è stata una scelta strategica, metodologica. cioè non condollare il processo, non creare un'ortodossia, non dire questo è il paletto, oltre questo si è fuori come Francesco, chi è dentro è dentro. E magari vediamo che succederà. Però finora la generatività è un po' straordinaria di queste cose, perché ogni giorno accade qualcosa nel mondo, Francesco, in tutti i pianeta, liberi, senza padroni, senza linee. Credo che dipenda anche da questa libertà di non aver avuto troppo chiaro il, il, il discorso del. Poi per dire qualcosa sul secondo punto del, del professore, ma ora il fatto che Bauman abbia scritto il, diciamo, la solidarietà liquida non vuol dire che lui, a parte che lui è polacco, viveva tra la Germania e l'America, che questa sia una faccenda tedesca, cioè è ovvio che il tema del consumo è un tema immenso, il capitalismo vive di consumo, però l'imprenditore calvinista non è un consumatore, non consuma, accumula. Quando uno immagina, cerchiamo cioè, allora, di, di contestualizzare il discorso di Max Weber, è rivolto soprattutto all'imprenditore americano del nord del Settecento di cultura quacquera battista, cioè neanche particolarmente calvinista, cioè le, le famose sette calviniste che poi sappiamo che erano calviniste fino a un certo punto. Quindi, è ovvio che un periodo della storia lui parla di, di Franklin. Di questo tipo di. di, di siamo nel Settecento, siamo in America, siamo in un certo tipo di contesto, la sua analisi storica. Quindi quel tipo di imprenditore non era un consumatore, nel senso un consumista, cioè l'idea della macchinona e, della, e dei fuochi d'artificio, cioè allora noi qui è ovvio che parliamo di cose un po spannometriche, però l'homo cioè sapiens mediterraneo, per ragioni. migliaia di ragioni, è più portato a una competizione posizionale dove tu se, non sei, se tu sei ricco e non si vede non serve a niente, essere ricco e non saperlo, quindi consumo vistoso, no, tutti questi, questi nostri discorsi non di Veblen, cioè il fatto che la ricchezza deve essere ostentata, deve essere invidiata, se nessuno ti invidia non serve a niente essere ricco. Questo nei paesi più vai a sud più è così rispetto al capitalismo nordico, dove, beh, ma anche milanese ma anche Lombardo, che bene che non si sappia troppo che uno c'ha i soldi, perché poi ci sono... Me... Quindi questo tipo di fenomeni, ovvio che questa non è una, una teoria, però dire che i paesi di cultura cattolica essenzialmente, poi è la cultura cattolica che crea questo, o eravamo già così se siamo diventati cattolici? Capite che esiste una doppia ermeneutica nei fatti, i, 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 ciò che determina una cultura è un intreccio di mille fattori, che però il tema del, dell'orientare energie... Nel confronto con gli altri, nel consumo, si è più mediterraneo rispetto al nord Europa, questo è un fatto culturale, cioè non è che me lo invento io né Max Weber, ecco questo che dicevo io, ma quello che è sicuro però, se, le, se andiamo a guardare i dati, è vero che il capitalismo ha, ha bisogno del, del consumo, ma se guardiamo oggi nel mondo, le civiltà più, che consumano di più e che competono consumando sono, sono civiltà non sicuramente di, di, di cultura calvinista protestante, sono Sud America, sono l'Asia. Sono un domani anche presto l'Africa, cioè, quindi, questo tema del dove orientiamo le energie competitive agoniste che abbiamo come esseri umani, se più nel consumo, più nel lavoro, è un tema chiaramente grosso e che non è difficile chiudere. Poi, il tema del management, qui dobbiamo fare un'altra cosa. Ora sta uscendo il mio libretto, che si intitola la critica della ragione manageriale, dove dico la mia sul management, cioè, io credo che. Beh, queste cose ovvie, però insomma, confondere l'imprenditore col manager è uno dei grandi temi del nostro tempo. La managerializzazione dell'economia è stata una fase che oggi ha lasciato il posto all'era dei consulenti. Quindi oggi c'è tutto un tema del ruolo che hanno, appunto, la Mazzucato, ha scritto questo libro, ancora non in italiano ma in inglese, la dittatura dei consulenti. Cioè oggi il mondo c'è in mano i consulenti, dalla politica alla chiesa. No, che sono delle te. Si presentano, come, no, si presentano come i, come i medici delle organizzazioni, quindi vanno dalle suore fino al, al governo, no, i famosi cinque grandi agenzie, non solo McKinsey, Deloitte. Ma proprio l'idea che, come dire, il passaggio imprenditore, manager e consulente come protagonista. Delle... Questo non è... chiaramente non lo dico io perché sarebbe diciamo, da premio Nobel una tesi del genere, però insomma, il capitalismo sta seguendo questa linea dove il manager ormai praticamente è, non è la figura centrale oggi come lo era vent'anni fa, nelle grandi imprese, perché, e questo è un tema molto interessante, perché le imprese fanno molto fatica a gestire le l'emotività delle persone, cioè è esplosa, questo è un tema che mi sta molto a cuore, allora, noi abbiamo, le, le, le piccole e medie imprese, parliamo dell'Europa, non lasciamo stare il mondo, del Novecento hanno fatto dei miracoli autentici perché Perché hanno consumato virtù civili che la gente portava nell'impresa senza che l'impresa li producesse cioè mezzati, contadini, artigiani che arrivavano all'impresa sapevano già campare e quindi l'imprenditore consumava queste persone, tra virgolette, capacità di cooperare, di serietà, di, di gestire i fallimenti, i conflitti perché la gente arrivava formato dalla famiglia, dalla chiesa, dai partiti politici, dalle ideologie. Ad un certo punto, questo stock di capitale sociale, relazionale, spirituale è andato progressivamente in crisi. Il lavoratore che oggi arriva a 25 anni nell'impresa è molto più difficile da gestire collettivamente perché abbiamo, abbiamo una fragilità collettiva grossa dal punto di vista delle virtù, cioè della fragilità emotiva, relazionale, da tutti i livelli, basta parlare dei nostri figli. Allora, che cosa accade? Giusto in una battuta, secondo me, che l'impresa si costruisce in house le virtù di cui ha bisogno cioè non avendole più fuori, ma siccome prima ha provato col management scientifico de, della ideologia neomanageriale, poi ha detto no, ma c'è tutto un mondo di professionisti che sanno manutenere le emozioni delle persone, coach, counselor, psicologi del lavoro, c'è una quantità enorme, oggi mi diceva un mio amico, noi siamo 40 dipendenti e 25 consulenti nella mia azienda, no, perché? Dentro non ce la fai più, utilizzi l'outsourcing delle emozioni, cioè come c'hai la gestione della mensa, la appalti, così si appaltano anche le reazioni umane. Tanto che mi diceva l'altro giorno un mio amico che è in crisi, col suo capo è impresa grande. Mi dice: Io sono in crisi col mio, mio responsabile. Mi ha fatto parlare con quattro consulenti. Ma io con lui quando ci parlo? Cioè, ci, arriva, ci sarà un momento in cui parlo con lui, oltre che con il coach, con il counselor, con il professore del lavoro, perché sono delle forme di immunità con cui io mi proteggo dalla reazione complicata con gli altri appaltandole a dei terzi. Questo è un tema immenso, però che ha a che fare secondo me anche col tema del management. Eh, Carpolani immenso, forse il mio primo studio che ho, che ho fatto da, da, da studente di Ancona, che aveva un professore, uasco che ci faceva studiare queste cose. Su Carpolani, la grande trasformazione, ma in realtà la mercificazione del mondo già ne parla molto bene Marx, cioè da questo punto di vista, il valore feticistico della, della merce, che la merce è feticcio e che c'è una cioè, è un tema più marxista. È vero che c'è anche in Polani, ma è più antico. Cioè, ecco perché Marx è un classico superato o insuperabile per certe cose. Perché è vero che poi l'abbiamo complicato, però certo, questo concetto che la merce è feticcio, è un totem che è un segno di qualcos'altro, è un'intuizione straordinaria. E certo, la mercificazione complica molto questo discorso, ma quindi lo rende anche più interessante. Il greenwashing, qui sarebbe, insomma, io mi dico solo una battuta, dov'è il giovane dottorando? Giovane, scusa che mi sono un po' paternalista, insomma, il dottorando. Una volta io, parliamo di vent'anni fa, ero in Brasile... E, e dicevo vent'anni fa che ci sono delle, degli imprenditori che usano la responsabilità sociale cioè di impresa come strumento comunicativo, ma non sono convinti in modo intrinseco di quello che fanno, che erano le cose che si dicevano. Allora si alza una signora di Recife, dice guardi professore, ce ne fossero di imprenditori che non, che non sfruttano i lavoratori per, per reputazione? Non importa niente, perché non sfruttino? Cioè, perché lo fanno? Non mi interessa perché smettono di sfruttare i lavoratori e di distruggere l'Amazzonia cioè, allora, le, le motivazioni intrinseche di chi sono? Dei manager? dell'impresa? Chi è che deve, dovrebbe avere queste motivazioni intrinseche? Io da giovane credevo molto della conversione dei manager poi ho smesso perché il manager convertito lo cambiano cioè non è che no, il manager cioè, l'impresa lavora con gli incentivi con strutture contrattuali non puoi pensare che il, la responsabilità sociale sia affidata al manager illuminato. Non funziona, può funzionare in unità, perché l'impresa è un'istituzione che ha delle regole oggettive del gioco, è lì che bisogna lavorare, non tanto nel convertire i manager. Quindi è un problema molto più ampio. Perché altrimenti ha ragione Friedman quando diceva con cinismo su Playboy tra l'altro, nel 65, i manager vogliono fare i filantropi, ma, ma lo facciano a spese loro, non con i soldi degli azionisti. cioè il cinismo dell'economista americano. Cioè, quindi è un tema grosso. Cioè, L'impresa è molto di più di, di alcuni motivati intrinsecamente perché sono i, che fanno i buoni. c'è cioè, qualcosa che riguarda la struttura degli incentivi, la struttura dei diritti di proprietà, dove vanno. Chi. E quindi, la se oggi io tornassi indietro da giovane studierei molto di più la governance aziendale più che le motivazioni intrinseche. Perché se non si lavora su, sui diritti di proprietà, sui contratti, e si, e si discute molto oggi su questo, dove noi stiamo dando. Abbiamo delle enormi multinazionali che gestiscono il nostro tempo libero sui social in mano a cinque persone, cioè invece di essere delle public company di milioni di azionisti. Cioè, questo è un tema immenso, comunque, che non c'è tempo. Poi il ruolo del dono, Caleb, mi spiace, ma se mi scrivono email, tanto la mia mail è semplice, la trovi, ne parliamo. Insomma, il dono cioè, è un tema immenso per rispondere in un minuto che il tempo sta finendo, così magari ne parla. Il nostro, il nostro francescano, meglio di me, del dono. Proprio una battuta perché andiamo verso anche la conclusione. No, 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 anche perché... Allora, eh, mi fermo solamente su questo, quando hai detto dove vogliamo andare, a chi vogliamo rivolgersi. Ecco, mi è venuto in mente, appunto parlando del viaggio, Ah, innanzitutto, per un viaggio c'è sempre una meta perché se io non so la meta, non so da dove parto e non so, dove, non so la meta, viaggio a tentoni. Cioè, posso stare a girare fino a domani mattina senza sapere dove va. Poi alla prima piazza di sosta mi fermo. Quindi so dove, da dove partiamo. C Abbiamo una meta, poi la strada ora la vediamo. Per dire, faccio questo esempio: io per venire a Urbino da Fabriano. O avrei potuto fare il giro da Ancona a nord, prendere l'autostrada e venire su, oppure fare la strada interna, passare come la scheggia, da, da, da Cagli e così via. Però la meta era questa, era urbino. Sì, sì. E la meta era urbino. Quindi qualsiasi strada avrei fatto, con mi avrebbe condotto qui? E ovviamente io non avrei potuto fare tutte e due le strade contemporaneamente. Io sarei potuto venire qui a Urbino passando da Cagli e lei sarebbe potuto venire a Urbino da, da, da Ancona. Ecco perché abbiamo parlato prima di alleanza, di patto, perché si fa sempre in due. Io e te, formiamo un noi. Io faccio questa strada, tu fai quest'altra strada, ma... Tutti insieme per una meta. Quindi da un lato c'è chi può sviluppare il micro, la parte nel micro, c'è chi può sviluppare la parte nel macro, ma lo facciamo insieme, lo facciamo con lo stesso obiettivo, con la stessa direzione. Se pensiamo ai francescani quando fondavano i mondi di pietà, non solo coinvolgevano i ricchi per farsi aiutare, per... Diciamo così, istituire il monte, ma coinvolgevano anche i comuni, quindi anche i comuni e il governo del comune si prendeva cura del monte di pietà, era qualcosa che si faceva insieme. E allora penso, questo alla legge della super additività che ci ho sentito una volta dal professor Becchetti: cioè che uno più uno non fa due, ma fa tre, perché quello che io metto e tu quello che metti non vanno a unirsi ma a moltiplicarsi. Bene, credo che siamo stati eh, diciamo, quasi nei tempi e comunque ringraziamo moltissimo i nostri relatori e anche il pubblico che è stato pazientemente ad ascoltare con qualche intervento. Okay. Arrivederci, grazie. Ringraziamo anche tutto il pubblico e i partecipanti da casa che magari non abbiamo avuto qua con noi. Grazie davvero a tutti di cuore.